sulla mobilità europea. Quindi la mia presentazione formale è: lavoro alla Regione Puglia, mi occupo di certificazione dei finanziamenti del programma operativo FESR 2007-2013. La speranza è che alla fine del nostro incontro voi capiate esattamente che cosa faccio, perché l'idea è appunto quella di darvi un quadro generale su come funzionano i finanziamenti dell'Unione Europea, tanto per i giovani quanto per gli enti locali, insomma una visione che vi permetta di capire anche adesso che cosa sta succedendo sui giornali, insomma tutte le discussioni, avere le chiavi di lettura per poter comprendere al meglio che cosa si intende per fondi europei. Ho fatto altre esperienze all'estero come valutatrice di programmi europei, ho lavorato a Salonicco nel programma di cooperazione territoriale Grecia-Italia, però vengo da esperienze di gestione di programmi europei alla provincia di Brindisi. Quindi ho lavorato un po' in tutti gli ambiti che riguardano i fondi europei, programmazione, gestione e controllo. Sarebbe interessante adesso sapere qualcosa di voi, visto che siamo, diciamo, una classe ristretta, il tempo, qualcuno se ne sarà andato a mare oggi, visto il tempo e i gradi. Insomma, mi piacerebbe passarvi il microfono e chiedervi. Nella presentazione informale, invece, vi posso anche dire che parlando di mobilità europea, ciao, buongiorno. Io praticamente ho cercato. Salve. Ho cercato di utilizzare questi fondi e queste opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione dei giovani e infatti ho fatto il programma Erasmus, ho fatto Leonardo da Vinci, ho avuto anche altre borse di studio per lavorare all'estero presso delle lobby, presso il Parlamento Europeo. Quindi e da allora, io l'ho fatto circa 10 anni fa, c'era pochissima informazione, quindi benvengano queste iniziative e complimenti all'associazione che le ha proposto questo laboratorio dal basso, che poi diciamo, risponde anche a quell'esigenza che adesso la Commissione europea di arrivare direttamente ai giovani, quindi in un'officina culturale come questa che richiama i giovani, e di far entrare un po' quella che è l'Europa nelle nostre case. Quindi io passerei, chi è che è il coraggioso per primo, che mi dice che fa, di cosa si occupa, che cosa si aspetta magari da questo incontro, che cosa vorrebbe sapere e se ha già fatto esperienze di mobilità? Questo è già acceso? Scendo qua. Dai, tu passo. Tanto con te abbiamo già parlato. Mi sono sempre occupata di rendicontazione di progetti, quindi la parte della gestione vera e propria dei progetti, la parte contabile, la rendicontazione, e sono qui perché invece voglio scoprire come approcciarmi all'inizio, quindi scrivere dei progetti e quindi la nuova programmazione 2014-2020. 14-2020. Quindi curiosità. Grazie. Ciao, sono Sara. Allora, la mia esperienza è esclusivamente in Gioventù in Azione. Ho gestito due progetti, Azione 1.1, quindi due scambi. Sono stata anch'io partecipante qualche anno fa. E, quindi conosco le varie fasi dalla scrittura del progetto fino alla rendicontazione, appunto, gestione e quant'altro. E sono qui perché voglio vedere un po' che cosa c'è di nuovo in questa programmazione. Se qualcosa c'è di nuovo, suppongo di sì. Sì, miglioreremo. Ok, Grazie. grazie Passo dietro. mille. Sì. Alessio, ho studiato relazione internazionale e un master in studi europei, pure io ho fatto Erasmus, Leonardo, stage in Parlamento, quindi Grazie. vabbè, però adesso ho fatto il Leonardo, ultima esperienza in neuroprogettazione e quindi mi sto avvicinando al settore, cerco di prendere più informazioni possibili. Perfetto, grazie. Emanuela, laureata in giurisprudenza indirizzo internazionale comunitario, ho avuto delle esperienze di mobilità con l'Erasmus e dunque di studio e con l'Erasmus Placement. In questa esperienza mi sono approcciata al settore dell'europrogettazione nell'ambito dell'apprendimento permanente e della formazione professionale e dunque vorrei approfondire questo discorso.
Chiara, 24 anni, laureata in lingue straniere e laureanda, specializzanda. Anch'io ho fatto due esperienze all'estero più lunghe, quindi l'Erasmus Studio, l'Erasmus in Francia e l'Erasmus Placement in Inghilterra. E ho anche preso parte adesso a ottobre ad uno scambio con l'associazione Mille Piedi, quindi Gioventù in Azione. E, mi sono approcciata a questo mondo perché mi piacerebbe saperne un po' di più riguardo la progettazione. Quindi in realtà parto proprio da principiante, vorrei avere qualche nozione. Perfetto, grazie. Federica, 24 anni, anch'io laureata in lingue triennale, laureanda sempre in lingue per la specialistica. E ho avuto due esperienze di mobilità, Erasmus in Francia e Erasmus Placement in Irlanda. Anch'io sono principiante e vorrei anche valutare nuove opportunità perché questo settore sembra interessante. Ok, Grazie. grazie. Selena, 24 anni, anch'io come loro ho una laurea triennale in lingue e laureanda in lingue e traduzione. Ho avuto esperienze all'estero, ma brevi, di iniziativa personale. Ho lavorato per un periodo in albergo, al front office, e niente, vorrei conoscere di più riguardo la progettazione e la mobilità. Perfetto, grazie. Marco, 30 anni, sono laureato in relazioni internazionali con un master alla Business School del Sole in management dei progetti internazionali. Ho fatto in seguito una serie di esperienze sia di formazione che di stage un po' in giro per l'Italia, sempre nell'ambito della progettazione. Da poco sto collaborando con una neonata cooperativa di servizi. Sono qui per approfondire il discorso dei bandi comunitari in vista della prossima programmazione 2014-2020. Sono Davide, sono laureato in lingue, laureando in lingue e letterature straniere con loro. Non ho maturato esperienze di mobilità europea e di questo me ne dispiace, spero che una volta laureato po di poterla realizzare. Di esperienze nel settore, ahimè, non ne ho, però ho seguito uno stage presso l'Officina Cantelmo, quindi stavo sempre a contatto con ragazzi Erasmus. Ho seguito sempre corsi di formazione inerenti alla materia turistica e mi piacerebbe lavorare nel campo appunto dell'europrogettazione. Sono Francesca, sono laureata in traduzione e io sia durante gli studi che dopo ho fatto un po' di esperienza all'estero, sia di iniziativa personale, sono stata quasi 2 anni a Londra, sia con progetti di mobilità, infatti ho fatto l'Erasmus durante gli studi e Leonardo poi subito dopo, quindi tutti e due in Spagna. E poi l'ultima esperienza è stata il tirocinio al Comitato Economico e Sociale Europeo. Quindi insomma adesso mi piacerebbe un po' mettermi dall'altra parte e capire insomma come si organizzano questi programmi di mobilità che a mio avviso comunque offrono sempre buone opportunità. Grazie. Buongiorno Leo Stenti, sono responsabile di un sindacato di categoria. All'interno del nostro sindacato abbiamo intenzione di creare valore aggiunto per quanto riguarda la presentazione dei fondi, quindi per dare risposte ai nostri associati e quindi questo potrebbe essere una buona opportunità. Grazie. Ciao, sono Rossana e sono laureata in relazioni pubbliche e comunicazione. Da 15 anni lavoro nel settore turistico e abbiamo supportato alcuni istituti scolastici pugliesi per lo sviluppo dei progetti PON e POR. Quindi oggi sono venuta qui per capire come funzionerà le novità, insomma, di questi nuovi finanziamenti. Perfetto, grazie. Beh, siete una classe molto stimolante, quindi quasi tutti esperienze all'estero, quindi non vi dovrò dire quasi niente sulla mobilità, tranne qualche occasione per te, e potenziali progettisti. È uno dei lavori del futuro, discutevamo anche prima che probabilmente tra un po' come ci si chiederà di cucinare, ci si chiederà di progettare, perché tutte le risorse, le opportunità vengono appunto dall'Europa. E quindi capire come funzionano i meccanismi, avere buone idee, lavorare sulla propria città piuttosto che su qualcosa che si conosce bene, cercare di migliorarla, è sicuramente una professione che può portare insomma, tanti riconoscimenti. Quindi
Quindi io ho già detto che condivido, quindi oggi proveremo a metterci in forma per l'Europa facendo un po' una panoramica su quelle che sono le prospettive della nuova programmazione. La mia idea è appunto di affrontare un quadro generale sulla situazione attuale, fare una digressione sul bilancio dell'Unione Europea, perché noi adesso andiamo a parlare di risorse, come attivarci per avere queste risorse, come utilizzarle, ma da dove vengono? Quindi molti infatti hanno la sensazione che cadano dall'alto, non è proprio così. Quindi quali sono gli strumenti finanziari con cui l'Unione Europea cerca di raggiungere i suoi obiettivi? E la situazione, diciamo, che affrontiamo adesso, che è una situazione un po' di stallo e comunque di passaggio, visto che siamo tra la chiusura della programmazione 2007-2013 e l'avvio della nuova programmazione. Sono in corso i negoziati, ancora che non si sono chiusi. Abbiamo degli elementi, quindi vediamo un po' in che cosa ci stiamo muovendo. Quindi una panoramica su quelli che sono i programmi di nuova generazione, e io chiuderei con un piccolo esperimento su come ci si approccia ad un bando europeo. Ho qui portato delle fotocopie, un bando che è uscito qualche giorno fa, quindi vediamo un po' qual è un primo approccio. So che lunedì ci sarà un percorso formativo specifico sulle tecniche di progettazione, che quindi non affronteremo, però se avete domande fermatevi e le vediamo insieme. Quindi, siccome avete tutti avuto a che fare con programmi di mobilità e relazioni internazionali, immagino che sappiate già che uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea è quello di assicurare uno sviluppo armonioso delle sue regioni, appunto attraverso delle politiche che salvaguardino l'occupazione, l'ambiente, la parità tra uomini e donne. Come raggiungiamo questo obiettivo? Attraverso una redistribuzione delle risorse tra gli Stati membri. E appunto ci chiediamo da dove vengono queste risorse. Il bilancio dell'Unione Europea è costituito essenzialmente da quattro risorse: i prelievi sull'IVA, i prelievi su dazi doganali, che ormai sono una risorsa sempre più ridotta, prelievo sui prodotti agricoli e quella che viene definita la quarta risorsa, cioè ogni Stato paga in percentuale al PIL. Questo che significa? Che la Germania pagherà molto più della Grecia, l'Inghilterra ugualmente. Si crea praticamente quel fenomeno di paesi che sono contributori netti, cioè che quello che mettono insieme nel salvadanaio dell'Unione Europea è molto di più di quello che poi riescono a recuperare dai bandi. Una volta che abbiamo appunto questa idea di questo salvadanaio in cui ci sono i soldi di tutti i paesi europei, queste risorse vengono ridistribuite attraverso due sistemi. Da un lato abbiamo i finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea, che sono l'oggetto, diciamo, del nostro incontro di stamattina, i finanziamenti a gestione diretta, e dall'altro abbiamo i finanziamenti che lo Stato restituisce agli Stati membri. Come avviene questa redistribuzione? Praticamente, questo è il caso dell'Italia. Adesso magari, se siete interessati più o meno, approfondiremo questa suddivisione, ma l'Unione Europea assegna i soldi agli Stati in base alle regioni, al grado di sviluppo delle regioni. La Puglia è una tra le regioni in ritardo di sviluppo e ha ricevuto, diciamo, dall'Unione Europea in potenziale un sacco di soldi. Abbiamo infatti i programmi operativi regionali, che sono dei fondi in cui, cioè che sono gli stessi cittadini pugliesi che dovrebbero riuscire a riprendersi. Mentre quando parliamo di fondi a gestione diretta, lì c'è tutta l'Unione Europea che compete per questi fondi. Qui abbiamo dei soldi che sono già destinati a noi e nonostante ciò non riusciamo a spenderli. È diciamo, il problema che c'è adesso, per cui poi non si è si parla soprattutto sui giornali, che non c'è questa capacità di spesa, per cui tutti i soldi che non si riescono a investire sul territorio tornano a Bruxelles. E l'Italia è un caso di contributore netto, non riesce a riprendersi nemmeno quanto ha dato. Allora, prima di passare ai fondi a gestione diretta, vorrei raccontarvi qualcosa sui fondi a gestione indiretta, ovvero i fondi strutturali, perché anche se magari lavorerete sugli altri fondi, è importante capire di che cosa stiamo parlando.
I fondi strutturali, diciamo, sono il grosso dei finanziamenti che ci arrivano dall'Europa, proprio rappresentano quasi il 75% e sono gli strumenti della politica regionale europea. Cosa significa? Quindi sono, come vi dicevo prima, legati al territorio. Arrivano alla Puglia perché la Puglia ha bisogno di recuperare in termini di infrastrutture, competenze, rispetto agli altri paesi, per cui vengono dati in proporzione. Il rapporto, perché vengono chiamati a gestione indiretta? Proprio perché la gestione di questi fondi è mediata dalle autorità nazionali, regionali e locali. Nel caso del PIOFESR, che è il fondo sul quale io lavoro, abbiamo l'autorità di gestione della Regione Puglia, che poi relaziona, io mi occupo praticamente della fase in cui questi fondi vanno certificati alla Commissione Europea. E quindi non c'è un rapporto diretto del comune che ha preso i fondi con la Commissione Europea, ma è mediato dall'ente regionale. Ce ne sono altri mediati dall'ente nazionale, quindi dai ministeri. E questo fa sì che la programmazione di questi fondi, l'emanazione dei bandi, la selezione, avvenga a livello regionale, a livello intermedio. Questi fondi praticamente non sono altro, appunto, che gli strumenti della politica di coesione, che mira appunto a questo sviluppo equilibrato all'interno della comunità europea e prevedono questa redistribuzione delle risorse su base territoriale. Quali sono i fondi strutturali? I fondi strutturali sono tre, non sono cambiati dalla precedente programmazione, però l'Italia può beneficiare solo dei primi due, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo di Coesione è un fondo destinato alle regioni ultraperiferiche, sono regioni il cui PIL è inferiore al 90% della media europea. Ci sono però altri strumenti di finanziamento che non sono fondi strutturali, e sono appunto il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che si occupa di tutto quello che riguarda la politica agricola comune, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Questo fondo è stato usato, per esempio, adesso che ci sono stati a causa della crisi economica dei problemi con delle grandi imprese, questo fondo ha aiutato un po' a riconvertire l'impresa, quindi l'Unione Europea è intervenuta su dei beneficiari specifici. Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione e il Fondo di Solidarietà. Cosa finanzia il FESR? Il FESR abbiamo detto che è quello che finanzia la ciccia, le infrastrutture, diciamo, gli investimenti più corposi, quindi aiuti diretti alle imprese per creare posti di lavoro, infrastrutture che riguardano innovazione, ambiente, energia, i trasporti e anche degli strumenti finanziari come i fondi di capitale di rischio che sostengono appunto lo sviluppo locale. E il FESR finanzia anche tutto quel ramo che è la cooperazione territoriale europea, che nell'ultima programmazione, cioè nella programmazione 2014-2020, verrà ulteriormente incentivata dalla Commissione, ma ci torniamo dopo. Il Fondo Sociale Europeo invece è il fondo strutturale che finanzia programmi come questo, come laboratori dal basso, e proprio perché finanzia tutte quelle azioni che investono sul capitale umano. Qui il recupero dal ritardo di sviluppo non passa dall'infrastruttura, dall'impresa, dall'innovazione, bensì appunto dall'investimento sulle persone, sulle competenze, proprio perché tutti i cambiamenti, si dice, passano dalle gambe della gente. E finanzia appunto l'adattamento dei lavoratori, quindi apprendimento permanente, accesso al mercato del lavoro perché la ricerca del primo impiego, inclusione sociale e lotta alla discriminazione e la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento tra gli istituti. Finanziamenti a gestione diretta, quindi è questo l'oggetto del nostro incontro di oggi e parliamo di risorse che sono gestite, derogate direttamente dalla Commissione Europea. Rispetto ai fondi strutturali più o meno ci aggiriamo sul 75% del bilancio dell'Unione Europea. Questi possono sembrare residuali, ma in realtà sono proprio quei fondi che, essendo soggetti alla competizione a livello europeo, quindi 28 paesi che competono per gli stessi bandi, fanno sì che passino proprio quei progetti più innovativi, che possono creare un reale cambiamento.
Quindi vengono gestiti direttamente perché il trasferimento viene effettuato direttamente tra Commissione Europea e beneficiario. Una piccola cooperativa di Lecce che vince un progetto sull'emarginazione sociale avrà i suoi rapporti direttamente con la DG, con la Direzione Generale della Commissione Europea che ha emanato il bando. Centralmente, proprio perché viene tutto deciso a Bruxelles. No, nel salvadanaio dell'Unione Europea, del bilancio, solo un quarto praticamente viene destinato a questi fondi. Quindi, solo un quarto. No, per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento, in genere si aggirano 75-80%. Poi questi fondi di gestione diretta vengono definiti anche settoriali proprio perché spaziano su più settori di intervento. Si applicano appunto a tutto il territorio dell'Unione Europea, vengono programmati con cadenza pluriennale. Questo vi può essere utile proprio perché questa programmazione per più anni fa sì che si sappia esattamente ogni anno, a marzo esce il primo bando, a giugno il secondo e a settembre il terzo. Cioè si ha una certezza riguardo l'emanazione dei bandi, le categorie di spesa, che permette magari di organizzarsi prima. Con i fondi regionali non è così. I fondi regionali, essendo soggetti appunto, hanno tutta un'altra storia. Basti pensare che i fondi europei sono finiti, programmazione 2013 si conclude adesso. I fondi regionali sono a metà, ne discutevamo prima, quindi sono in ritardo perché, non so, ci sono procedure che non partono. Invece a Bruxelles sono svizzeri. No? È un problema dell'Italia o dell'Europa? L'Italia ha una... il problema è che sono regioni in ritardo di sviluppo, ci sarà una ragione. Comunque, stiamo recuperando, la Puglia si comporta molto meglio di altre regioni, però diciamo che Bruxelles, cioè a livello di gestione diretta, sarà che fanno anche solo quello, insomma sono più precisi. Questi bandi vengono pubblicati sia sul sito internet delle DG interessate, sia sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Comunque da internet potete accedere a tutto. Io vi consiglierei di iscrivervi a qualche newsletter che vi tiene aggiornata. Stanno, effettivamente ce ne sono aperti diversi adesso. C'era quello sulle start-up di imprese, ce ne sono diversi lì. Sì, allora, la programmazione 2007-2013 prevede la chiusura delle attività il 31 dicembre 2015. Quindi come ci sono altri due anni, solo che in realtà dovevano essere tutti partiti, invece ci sono ancora dei fondi per cui non si blocca. Se invece stai cercando un bando europeo, non c'è più niente, è rimasto aperto giusto qualcosa che si chiude adesso, dopodiché si partirà già con la programmazione nuova. Però sappiate che la programmazione 2000-2006 non si è ancora chiusa a livello regionale, ci stanno chiudendo le ultime cose, quindi ci saranno altri bandi. Obiettivi a cui mirano, puntano questi finanziamenti è creare un'Europa più solida a livello politico ed economico, realizzare scambio di buone prassi. Normalmente questi finanziamenti prevedono che più paesi collaborino tra di loro, rendere l'Europa più competitiva e incoraggiare appunto la cooperazione tra diversi attori e diverse aree. I settori in cui spaziano questi bandi sono differenti, passiamo appunto dalla ricerca e l'innovazione alla cultura. Quello che probabilmente ci interesserà è anche istruzione, formazione e gioventù. Quindi se avete un'idea di un progetto, sicuramente lavorare su questi bandi, potrete trovare una linea di finanziamento su qualsiasi tematica di interesse attuale. Chi può beneficiare di questi fondi? Tutti i soggetti che vengono individuati dal programma, quindi ci sono dei fondi che sono destinati per esempio agli enti pubblici e privati perché hanno, hanno degli obiettivi che riguardano più le mission degli enti pubblici e privati, oppure possono essere aperte anche alle associazioni, quindi della società civile, o riguardare persone fisiche, nel nostro caso ricercatori e giovani.
per esempio, per guardare questi sono i programmi della, programmazione 2007-2013 che, anche se avranno un nome diverso, sostanzialmente vengono riproposti nella, nella programmazione 2014-2020 con delle differenze che vedremo. E abbiamo appunto il programma Cultura che riguarda iniziative culturali tra più paesi membri, sicurezza e libertà, diritti fondamentali, c'è un po' di tutto. Marco Polo è sui trasporti, però riguarda gli enti pubblici. Società civile, abbiamo Europa per i cittadini, Gioventù in Azione, che sono programmi che finanziano iniziative di cittadinanza attiva, tutela dei consumatori, insomma sono diversi bandi che prevedono appunto per le associazioni e società civile. Per i giovani sono appunto il troviamo quei programmi che adesso sono stati riuniti in Erasmus for All, Erasmus Plus, come lo vogliamo chiamare, e che vengono appunto riconfermati perché hanno testimoniato un impatto sistemico molto alto. Il fatto che quasi cioè il 90% della classe abbia beneficiato di questi programmi testimonia che sono, cioè arrivi direttamente, l'Europa riesce ad arrivare direttamente ai giovani. E nello specifico, Lifelong Learning racchiude dei sottoprogetti, dei sottoprogrammi, ed è un programma di apprendimento permanente formale, quindi situato a livello dei sistemi di istruzione e formazione formale. Comenius riguardava l'istruzione scolastica, Erasmus la mobilità tra le università, il Leonardo da Vinci è quello sulla prima formazione professionale, il Grundwick educazione per gli adulti. Gioventù in Azione è uno di quelli che ha avuto maggior successo tra i programmi dell'Unione Europea e punta sull'apprendimento non formale, che sarebbe l'apprendimento al di fuori del curriculum, diciamo, scolastico, e l'apprendimento informale, che è lo sviluppo di tutte quelle competenze trasversali, quell'apertura della mente che ti viene dalla conoscenza di un'altra cultura, dal parlare un'altra lingua. E nei sottoprogrammi abbiamo appunto Gioventù per l'Europa, Gioventù nel Mondo, il volontariato europeo e altre iniziative di sostegno ai giovani e alla cooperazione. Dove ci troviamo adesso? Siamo appunto a cavallo tra le due programmazioni. La strategia di Lisbona era la strategia che appunto il Consiglio europeo ha elaborato nel 2010. La situazione del 2010 era diversa, c'era un grande ottimismo su quelli che erano i progressi dell'Unione europea, per cui loro hanno ipotizzato una strategia che potesse portare in 10 anni, quindi nel 2010, a far diventare l'Unione europea l'economia della conoscenza più avanzata al mondo. Come? Facendo coesistere, puntando diciamo tutte le forze e le energie, far coesistere questo triangolo, i tre lati del triangolo, quindi competitività economica rispetto ai a paesi come India, Giappone, Cina, però assicurando la coesione sociale, quindi il welfare europeo e lo sviluppo sostenibile, quindi con un'attenzione all'ambiente. Questo doveva essere il modello di sviluppo che l'Unione Europea avrebbe attraverso una serie di programmi e la sua politica pluriennale doveva portare nel 2010, puntando poi ad un modello appunto che mettesse in moto il triangolo della conoscenza. Perché triangolo? Perché i programmi dovevano far sì che si incentivasse la produzione di conoscenza con la ricerca, l'applicazione della conoscenza attraverso l'innovazione e la diffusione della conoscenza attraverso l'istruzione e questi programmi di apprendimento. Nel 2010 la situazione era completamente diversa, la chiusura della strategia di Lisbona, crisi economica mondiale senza precedenti, per cui l'Unione si è trovata con un gap di produttività che non immaginava di avere quando era stata presentata la strategia di Lisbona e quindi ha elaborato questa Europa 2020, di cui ormai c'è uno slogan. Dimmi. Microfono. Aspetta, chiedimelo al microfono così. Comunque le slide sì. Vi verranno inviate, ci sarà... No, giusto per riprendere le definizioni che ho usato.
Parlando del triangolo della conoscenza, quindi ha detto che insomma, l'idea di promuovere insomma, la conoscenza incentivandola con la ricerca, applicandola con l'innovazione e col terzo passaggio l'ho diffondendola attraverso l'istruzione, diffondendo cioè con i programmi che sostengono istruzione e formazione. Ok. Quindi proprio perché si parla, lo puoi lasciare sulla sedia, grazie. Proprio perché questi tre elementi avrebbero dovuto immettere in circolo un meccanismo di sviluppo da rendere appunto da far sì che l'Unione Europea rispetto sulla scena internazionale potesse superare a livello di produttività e di economia paesi come Cina, Giappone, Stati Uniti. Insomma, siamo rimasti indietro. Quindi Europa 2020, che viene elaborata appunto nel 2010, cerca di creare un progetto di crescita basato su tre obiettivi, cioè tre priorità che sono poi i tre motori della crescita, cinque obiettivi e sette iniziative faro. Si cerca praticamente, mentre la strategia di Lisbona era molto più, si dipanava in tanti meandri, si cerca di essere concreti, di ottimizzare, di puntare su poche cose, ma diciamo capaci di fare la differenza. Quindi la vision di Europa 2020, quindi come si intende traghettare l'Europa nel futuro, appunto nel prossimo decennio, è puntare su una crescita intelligente. Quindi rimane il concetto di Lisbona, quello di puntare appunto sull'economia basata su conoscenza e innovazione, e quelle che vedete sotto sono le iniziative faro che adesso vedremo, che cercano di catalizzare, sono delle linee guida per catalizzare l'attività e l'azione dei diversi stati membri. Una crescita sostenibile, perché l'Europa non intende perdere di vista l'ambiente, cosa che invece non c'è nello sviluppo della Cina piuttosto che di altri paesi che non hanno occhio alla questione ambientale. Quindi puntando sull'economia verde e un'economia competitiva, crescita inclusiva per garantire un alto tasso di occupazione e lottare contro la povertà. Adesso i dati sono impressionanti riguardo alla crescita inclusiva, cioè rispetto al 2009, adesso la situazione è peggiorata. Quindi questi tre motori della crescita devono attivarsi per raggiungere cinque obiettivi. Obiettivi smart, obiettivi misurabili, avete proprio dei valori che nel 2020 verranno verificati. Primo obiettivo, il lavoro, quindi politiche di occupazione, per cui per raggiungere il 75% di persone occupate. Nel 2009 era il 69%, penso che adesso siamo scesi perché soprattutto i tassi di disoccupazione giovanile sono saliti alle stelle. 3% del PIL investito in ricerca e sviluppo, al momento è l'1,9%. Vabbè, i traguardi 20-20-20 è forse il brand più conosciuto, nel senso 20% di riduzione delle emissioni gas serra, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, al momento mi sembra che sia il 13%, e aumento del 20% dell'efficienza energetica. Sono obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Poi tutta una politica sull'abbandono scolastico per farlo scendere dal 14% attuale al 10% e 20 milioni di persone in meno a rischio povertà. Adesso sono 120 milioni. Ma penso che siano anche di più. La prima iniziativa, diciamo, nell'Unione Europea per portare avanti questa strategia è, vengono praticamente pubblicate queste flagship initiative, delle iniziative faro che catalizzano un po' ognuna di queste ha una comunicazione della Commissione. Una cinquantina di pagine in cui la Commissione dà dei suggerimenti agli Stati membri per avviare l'attività e indirizzare le loro politiche a raggiungere questi obiettivi. In questo senso si concentrano diciamo, su pochi elementi che però dovrebbero essere uguali a livello di tutti gli Stati membri. La prima è, quindi i temi sono sempre quelli, campo di ricerca e sviluppo. Unione per l'innovazione suggerisce una serie di iniziative per ridurre il gap tra scienza e mercato, cioè per fare della ricerca applicata che può trovare poi diciamo, riscontro sul campo. Gioventù in movimento, e lo guarderemo sullo specifico, promuove un sistema dell'istruzione di alta qualità per avere appunto giovani innovativi, competenti e qualificati.
promuovendo nella mobilità. Agenda digitale europea cerca di superare il digital divide, quindi diffondendo internet e tutti i vantaggi di internet a tutti i livelli. Europa efficiente, appunto abbiamo detto, richiamiamo i target per l'efficienza energetica. Politica industriale per l'era della globalizzazione punta appunto, rivolge lo sguardo alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, perché possano essere riconvertite in base per i problemi derivanti dalla crisi e sviluppare nuove competenze. Altra iniziativa faro interessante è l'agenda per nuove competenze e occupazione, che vuole appunto modernizzare il mercato del lavoro per rendere appunto il nostro modello sociale più sostenibile. E poi la piattaforma europea contro povertà ed esclusione sociale. Vabbè, questo era quello che ci interessavano maggiormente. L'idea comunque è che attraverso queste iniziative faro l'Europa esca dalla crisi, non come prima di entrare nella crisi, ma che la crisi diventi un'opportunità per fare quel salto di qualità che stentiamo a fare. Quindi appunto Youth on the Move è il pacchetto che riguardano tutte le iniziative per istruzione e lavoro. Destinatari siete anche voi, giovani europei. Il fondo che viene usato è il fondo strutturale, il fondo sociale europeo, che è il fondo appunto che investe in capitale umano. E gli obiettivi appunto, adeguare l'istruzione e la formazione alle esigenze dei giovani 2.0, incentivare l'utilizzo di borse di studio per passare un periodo all'estero e aiutare i paesi a rendere diciamo, più facile la transizione tra scuola e lavoro. Ovviamente questi obiettivi della strategia Europa 2020 sono stati fatti propri da ciascuno Stato membro, proprio perché diciamo, per poter avere l'attuazione poi ogni Stato membro ha dovuto tenere presente di queste linee guida dell'Unione Europea, affrontando diciamo, problemi simili pur avendo diciamo, un background differente. È normale che ogni paese abbia dei sistemi di educazione, formazione, il sistema industriale diverso, ma affrontano problemi simili, per cui lo scambio di best practice diventa un valore aggiunto. Quindi il quadro finanziario 2014-2020 viene a sostegno di questa Europa 2020 attraverso questi tre strumenti: politiche settoriali, strumenti finanziari a gestione diretta e politica di coesione. Sono politiche settoriali e strumenti a gestione diretta riguardano più o meno la stessa cosa. I fondi strutturali li troviamo, vengono trattati a parte, pur essendo finanziati appunto dallo stesso bilancio. Riguardo le politiche settoriali su giovani e mobilità, appunto si parte, c'è una grossa impennata di finanziamenti per le politiche per la mobilità, proprio perché si parte da una situazione in cui ci sono tassi di disoccupazione altissimi, c'è un aumento dei NET, li hanno chiamati, not in employment, in education or training, sono quei giovani che in questo momento non stanno facendo niente, nel senso non hanno occupazione, e il tasso di questi ragazzi è aumentato, per cui diciamo ci sono proprio dei finanziamenti diretti che sono indirizzati direttamente a loro. Mentre poi giocarsi la sfida della competitività significa investire sui giovani, quindi giovani quali... Però a 30 anni deve essere disoccupato, deve essere sposato, insomma, no? Sì, chiedono tanto. Insomma, lo fanno a fare. Chiedono tanto. Quindi... infatti. No, vabbè, siamo una generazione un po' sfortunata. quindi nelle politiche per la mobilità si pensa un po' che per affrontare queste problematiche c'è stato un incentivo alle politiche per la mobilità, quindi sia mobilità professionale, c'è infatti l'iniziativa Il Primo Lavoro Eures, che è una rete che permette appunto di conoscere possibilità di lavoro in altri paesi, perché magari lì c'è domanda, noi abbiamo l'offerta, però la mobilità ha un costo, cambiare paese, mettersi in discussione. Microfinanziamento Progress appunto fornisce degli incentivi per chi vuole avere attività imprenditoriali. Mobilità in fase di formazione sono le borse di studio.
e quindi tutta una serie di iniziative volte a incentivare la mobilità. Perché qual è l'idea di base? Mobilità per l'apprendimento. Secondo l'Unione Europea, appunto, la partita si gioca sui giovani e la mobilità dà una marcia in più in termini di opportunità lavorative e sviluppo professionale. Chi ha fatto un'esperienza all'estero, e voi l'avete fatta tutti, diciamo apre la mente, cioè sviluppa delle competenze trasversali che da parte delle aziende piuttosto che dai datori di lavoro sono molto apprezzate. In più l'obiettivo trasversale perseguito attraverso questi programmi è appunto sviluppare un senso di appartenenza all'Unione Europea. Se io vi chiedessi, vi sentite cittadini europei, chi è stato all'estero probabilmente lo sente più di qualcuno che non si è mai mosso da Lecce. Eppure è avere azioni di cittadinanza attiva. Tra questi obiettivi, l'idea di iniziare a lavorare sulla progettazione europea vi rende cittadini attivi, cioè voi entrate nel pieno dei meccanismi dell'Unione Europea, che non è più così lontana, ma si avvicina. Allora, la nuova programmazione. Intanto avete domande, dubbi, possiamo proseguire. La nuova programmazione tiene conto dei problemi che c'erano stati nella programmazione precedente. Benché fosse partita anche quella, sarà la programmazione migliore del mondo, comunque i risultati hanno evidenziato una dispersione dei fondi, proprio perché non essendoci priorità, i fondi sono andati un po' a pioggia e non si sono concentrati sugli elementi prioritari. I risultati, l'attenzione era troppo incentrata sugli input, cioè da che cosa partiamo, e meno sui risultati, che quindi non sono stati chiaramente identificabili. Non c'era interazione tra programmi che insistevano sulla stessa area, cioè il problema è che magari sullo stesso territorio, a Lecce, qua di fianco stanno facendo un'altra iniziativa di formazione finanziata con un altro fondo, e quindi il fatto di non interagire ha parcellizzato i fondi senza portare ad un valore aggiunto. E poi il problema che riguardava le norme e le procedure diverse per differenti stati europei, che portavano appunto una gestione più onerosa da parte di alcuni stati rispetto ad altri, e poi norme e procedure diverse per tutti i programmi. Dicevamo con lei, se tu sapevi lavorare su un programma tipo il LIFE, aprendo un programma di cooperazione territoriale completamente diverso, per cui nel senso, quindi un dispendio di energie, di risorse, di tempo notevole. Cose che adesso nella nuova programmazione si cercherà di rettificare. Visto che vi presento la nuova programmazione, ve la presento anche dalla parte dei fondi indiretti, quindi dei fondi strutturali. I fondi restano sempre gli stessi, quindi abbiamo FESR, Fondo Sociale e Fondo di Coesione, che però non ci interessa, ma gli obiettivi vengono razionalizzati. 2007-2013 aveva previsto tre obiettivi, lì regioni convergenza, competitività regionale e lavoro, cooperazione territoriale europea. L'ultimo obiettivo, la cooperazione territoriale europea, ce lo ritroviamo come nella nuova programmazione, proprio perché secondo l'Unione Europea quello della cooperazione diventa un ambito in cui gli Stati si rendono conto che alle sfide globali rispondere da soli è una mossa perdente. Quindi la cooperazione europea diventa uno spazio protetto all'interno del quale si affrontano sfide comuni. Convergenza e competitività invece erano due obiettivi distinti che facevano sì, per esempio, che l'Italia fosse divisa in due. Quindi tutto il sud obiettivo 1, convergenza, proprio perché regioni in ritardo, maggiore ritardo di sviluppo, tutto il nord, competitività regionale e lavoro, cioè si finanziavano azioni appunto per la riconversione industriale, l'adeguamento, mentre da noi erano risorse più ingenti. Adesso l'obiettivo chiave è investimento per crescita e posti di lavoro, cioè il lavoro adesso è la cosa che sta catalizzando maggiormente l'attenzione, quindi è tutto incentrato, quindi tutti i fondi vengono indirizzati verso quell'obiettivo. Ah, questo è il quadro adesso delle regioni, quindi noi rimaniamo fucsia tra le regioni meno sviluppate. Dopo quattro programmazioni,
La Basilicata, no, la Basilicata è stata inclusa nella nuova, sì. La Grecia è un po' e un po'. Poi il nostro nord, regioni più sviluppate. Le regioni in transizione sono quelle, infatti il Molise, sono quelle regioni che stanno facendo il salto di qualità. Questa divisione determina poi l'erogazione dei finanziamenti. Quindi noi ne avremo di più, così come il nord della Spagna. La Spagna è stata bravissima ad utilizzare i fondi. La Grecia... La Grecia ha delle zone che sono in transizione, sì, perché lì il PIL, là è tutto, si gioca tutto sul PIL, però tutte quelle che si affacciano alla parte nostra sono uguali a noi, sono uguali a noi. Poi mi sembra che, no, sì, sì, poi c'è tutta l'Europa dell'Est, comunque quella che ha utilizzato meglio i fondi è stata la Spagna, che adesso è addirittura tra le regioni più sviluppate. Non so se siete andati a Valencia, tutto quello che vedete è finanziato dai fondi strutturali. Mentre stiamo costruendo la metro, quindi questo lo vista veramente dopo. La metro, ma tutto come hanno reinventato. Sì, sì, esatto. Tu inizi a pensare su Brindisi, che cosa vuoi fare? Però l'uso, cioè quello, perché loro hanno avuto, loro erano in ritardo di sviluppo come noi, hanno avuto tanti finanziamenti che però hanno saputo usare. È pure una metro che deve fare Brindisi, Lecce per andare a bere a prendere l'aeroporto. Ma da quanti anni c'è il progetto? Però quella è una iniziativa che può essere finanziata dai fondi strutturali regionali, perché lì non andiamo a competere in Europa per una cosa che riguarda... Quindi questo è il quadro del bilancio che è stato presentato dalla Commissione europea. Il Parlamento, insomma, c'è stato un po', ancora non è stato definitivamente approvato, perché dalla Commissione passa al Parlamento e poi ritorna al Consiglio. Il Parlamento lo aveva bocciato perché voleva più soldi su ricerca, lavoro e sviluppo. E comunque più o meno le percentuali rimarranno queste. La politica di coesione, quindi quelli sono i fondi strutturali, hanno il 33%, questo meccanismo per collegare l'Europa sono una serie di finanziamenti su delle infrastrutture, vedi via Ignazia, i corridoi europei, e invece dall'altra parte rientrano tutte le altre politiche, tra cui anche i finanziamenti diretti. Si è cercato appunto di creare un meccanismo di programmazione che potesse... tutto quello che leggete adesso potreste trovarlo in un articolo di giornale la settimana prossima, perché è tutto in discussione. Quindi una programmazione con degli strumenti programmatici che non sono più strumenti politici, cioè sono proprio programmi in cui vengono individuati obiettivi e risultati da raggiungere, per cui avendo l'Europa 2020 come linea guida, con una serie di temi su cui si deve concentrare l'azione, a livello europeo è stato previsto il quadro strategico comune che trasforma gli obiettivi in azioni. A livello nazionale è previsto appunto un contratto di partenariato, che è una novità. C'è un contratto firmato dallo Stato Italia con la Commissione europea, in cui l'Italia dice come intende usare le risorse che arriveranno dall'Europa e deve individuare degli obiettivi specifici, e tutti i fondi devono contribuire a quei 4 obiettivi. Cioè non possiamo lavorare su 20 cose, ma 4 concentrando i fondi. E a livello regionale poi avete i programmi operativi, quindi ci sarà di nuovo il programma operativo della Puglia, quello della Sicilia, della Campania. Quindi dai regolamenti che sono appunto ancora in bozza, si evince appunto che dalla proposta della Commissione la nuova programmazione sarà caratterizzata da una concentrazione dei finanziamenti su minori priorità di investimento che abbiano degli obiettivi chiari e valutabili, un diretto collegamento dei fondi all'attuazione Europa 2020 e quindi ai quei 3 motori di crescita, intelligente, inclusiva e sostenibile, approccio integrato, per cui in realtà ci sarà un coordinamento verticale, nel senso che quello che fa lo Stato italiano in realtà è un pezzettino per raggiungere quello che vuole l'Europa, è orizzontale, nel senso che tutti i fondi convergeranno, anche quelli a gestione diretta, i fondi strutturali, per gli stessi obiettivi.
orientamento ai risultati, per cui alla fine si guarderà quello che è stato prodotto, se c'è un impatto appunto e il valore aggiunto europeo. Una maggiore semplificazione, per cui in realtà ci dovrebbe essere una standardizzazione su come si usano questi fondi europei. Quindi dal livello regionale al livello europeo dovrebbero prevedere formulari standard, cioè in modo che una formazione completa possa permettervi di accedere a tutti i finanziamenti. E poi verrà fatto un monitoraggio sui progressi e verrà rafforzata la cooperazione territoriale. Questi sono i temi che individua il quadro strategico comune. E quindi ogni Stato praticamente dovrà decidere di lavorare su alcune priorità. I temi sono sempre quelli: ricerca e innovazione, tecnologia dell'informazione, piccole e medie imprese, ambiente, quindi emissioni di carbonio, gestione dei rischi, trasporti sostenibili. Uno dei temi è proprio il lavoro e la mobilità della manodopera, proprio per capire quanto l'Europa è adesso interessata a questo tema. Lotta alla povertà, educazione e formazione lungo tutto l'arco della vita, proprio perché questo programma ha mostrato ottimi risultati, e un'amministrazione pubblica più efficiente. Diciamo che questo magari non mi interessa per adesso, però l'armonizzazione dovrebbe portare a far sì che i bandi, quando voi andrete a scrivere un progetto, dovete prevedere anche un piano di finanziario, cioè come queste risorse verranno spese realmente in costi di staff, spese generali per la gestione del progetto, servizi esterni. Normalmente queste categorie, adesso se aprite bandi diversi, sono diverse, quindi andremo verso delle categorie di spesa uniformi, quindi i formulari per tutti i bandi avranno più o meno la stessa conformazione, la terminologia diviene comune, gli indicatori di misurazione saranno simili e si semplificano i costi. Per tutti i programmi europei c'è la regola del disimpegno automatico, che è una cosa che diciamo diventa un valore per misurare la capacità di ricezione di questi fondi. Per esempio, Grecia e Italia, cioè il disimpegno automatico significa che è nell'anno in cui il programma viene lanciato, se entro 3 anni non ha certificato un certo livello di spesa, la Commissione taglia, dice ok, questi soldi li posso destinare a qualcosa che funziona. Sì, era N più 2. E adesso, siccome hanno dato un altro anno, una chance di un altro anno. Inizialmente era N più 2, tranne per la Grecia, che aveva avuto già la deroga e aveva l'N più 3, e un altro paese. Adesso è diventato N più 3 per venire incontro. Sinceramente il problema la crisi e il problema che ha creato, il ritardo di sviluppo che ha creato ultimamente, ha fatto sì che su certe cose forse si ammorbidissero. Per quanto riguarda la nuova programmazione si vede pochissimo. Io vedo che le PMI partecipano, quindi sì, con doppia... La novità è... Perché non torna? Allora, un'altra... Sì, per un sacco di programmi, cioè questo, soprattutto per i finanziamenti a gestione diretta e per la cooperazione territoriale europea, c'è il problema che spesso le piccole e medie imprese non vengono incluse tra i partecipanti, perché si rischia di correre il rischio degli aiuti di Stato. L'Unione Europea, non so se conoscete la materia, proprio per la libera concorrenza che cerca di garantire nel mercato unico, ha previsto, diciamo, delle regole per dare dei soldi a delle aziende, per cui normalmente le aziende non sono dei beneficiari di questi programmi, perché si favorirebbe l'azienda spagnola rispetto a quella italiana. Quindi ci sono dei minimali, si chiama regime dei minimis, le aziende possono prendere fino a un tot di finanziamento. Tuttavia, proprio per via della crisi e di tutto il resto, si è deciso di inserirli. Bisognerà vedere, attendere adesso i primi bandi per capire in che misura, quali saranno le caratteristiche, tipo se verranno incluse le piccole piuttosto che le medie, piuttosto che le grandi, se richiederanno termini di fatturato, piuttosto... Adesso si sa che l'orientamento è di chiarire il sistema, di chiarire il problema degli aiuti di Stato, sempre nell'ottica di una libera concorrenza, però ci verranno inserite. Ma,
dei fondi diretti soprattutto. E come dovrebbe configurarsi come aiuto di Stato un fondo diretto dato comunque dall'Unione Europea e non dal singolo governo? Lì il problema è che se come tu... Come? No, perché gli aiuti di Stato non è possibile, per esempio, che lo Stato italiano finanzi un'azienda italiana, perché in quel caso... Sì, è vero. Però se proviene direttamente dalla Commissione Europea, come fa a configurarsi in questo termine, visto che partecipano tutti con le stesse regole, quindi sarebbe chi si avvantaggia in più. Ti vogliono dare il microfono, scusa, che io ti sento. Allora, si chiamano aiuti di Stato. Ed effettivamente, io sto ragionando con te adesso, quello che creano, falsano un po' la concorrenza perché tu ti trovi all'interno di quel progetto di cultura e quindi puoi beneficiare di determinati soldi. Adesso questa cosa non era possibile, cioè nel senso che non era possibile perché tu rischiavi, cioè tu sei partner all'interno di un progetto che non può essere aperto a tutti. Cioè l'aiuto di Stato, cioè tu vieni privilegiato in qualche senso, però tu dici i soldi arrivano dall'Unione Europea. No, è comprensibile, solo che è tutta un'altra tematica rispetto agli aiuti di Stato. Sarebbe una questione proprio di bando alla fine. Non è che... Sarà da vedere, cioè adesso negli orientamenti, insomma, in tutti i paper della Commissione Europea c'è questa intenzione di inserire anche le piccole e medie imprese. Però le formule, per adesso, no, è una domanda giustissima, non ti so rispondere effettivamente, cioè nel senso è una questione che sarà dipanata e sarà visibile, insomma come si gestiranno questa cosa a livello europeo. Comunque la speranza, cioè ci sono dei progetti di cooperazione territoriale, che il fatto di non includere l'impresa riduce l'effetto. Comprensibilissimo. E poi come dici tu... È proprio strano farlo rientrare nell'idea dell'aiuto di Stato, è chiaro che si fa la conferenza e dà una marcia in più, però è sempre una competizione aperta a tutti e quindi a livello europeo... Però tu quando presenti un bando ci inserisci un'impresa che hai scelto tu, no? Che presenti la tua associazione, ti ci metti quella che ti fa, che ne so, i siti web, che non è un tuo fornitore, ma riceve direttamente come beneficiario diretto. Comunque è una questione aperta, nel senso... Forse troppo. Il calendario, per farvi capire un po' come è andata la programmazione, partito a marzo 2010, quindi ha visto diversi step passando appunto da Commissione, Parlamento e Consiglio, per cui è stato adottato il quadro strategico comune a marzo del 2012. È in corso l'accordo sul pacchetto legislativo perché verranno appunto predisposti dei regolamenti sulla gestione dei diversi fondi e i programmi dovrebbero entrare in vigore a gennaio. Quindi nel caso dell'Italia, quindi la Commissione Europea ha elaborato le linee guida. Il ministro, quando c'è stato... Quindi è stato prodotto dal Ministro per la coesione territoriale un documento che non so se avete avuto modo di leggere, è molto interessante, si chiama Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, che fa una disamina delle problematiche della vecchia programmazione, soprattutto perché si vuole appunto lanciare in questa attività. È interessante leggerlo per capire da quale deficienze veniamo. E quindi si sono aperti poi dei tavoli di confronto tecnico-istituzionale e di confronto partenariale. Dovrebbe entrare in vigore adesso la Commissione, lo Stato italiano l'ha sottoposto e la Commissione deve approvarlo. Dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio. Metodi e obiettivi? Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020. È stato praticamente il documento di avvio della discussione, provocatorio, insomma, che ha analizzato un po' come era andata la cosa fino adesso. Tra le ultime notizie proprio, quindi, il Parlamento Europeo ha approvato ad agosto la proposta di bilancio e tra l'altro proprio l'altro ieri sono stati approvati i due programmi Erasmus Plus e Creative Europe,
da parte del Parlamento Europeo che adesso sono ripassate al Consiglio. Il Parlamento Europeo, tra l'altro, nell'approvazione di questi due programmi ha ribadito il fatto che bisogna puntare sulle aree interessanti per la ripresa economica, che sono agenda digitale, ricerca, imprenditorialità e occupazione giovanile, richiedendo un aumento del bilancio di 34 milioni. Probabilmente, se tutto va bene, dal 1 gennaio partiranno i programmi. Volete fare una pausa di 5 minuti? Vai, così poi riprendiamo con la nuova generazione di programmi. Va bene. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Quindi entriamo praticamente adesso in quella che sarà la programmazione, quindi che per i prossimi 7 anni ci vedrà, spero tutti, coinvolti nella gestione dei fondi europei 2014-2020, concentrandoci appunto sui programmi a gestione diretta, che giusto per ricapitolare sono appunto i programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea, centralizzati, per i quali si compete con tutti gli Stati europei. Questa praticamente è la panoramica su che cosa cambia rispetto al periodo 2007-2013, cosa abbiamo nel 2014-2020. Sostanzialmente quasi tutti i programmi a gestione diretta vengono riconfermati, solo che vengono magari accorpati sotto un unico nome. Questo proprio perché rispecchia quell'idea di concentrazione e di semplificazione che dovrebbe caratterizzare questa nuova programmazione. Quindi Erasmus per tutti, che è il programma che riguarda questa prima sessione del laboratorio dal basso, ricomprenderà apprendimento permanente, quindi lifelong learning, gioventù in azione, 5 programmi di cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione superiore, il programma Jean Monnet, che è un programma dedicato all'integrazione europea, e il programma Sport. Perché è stato chiamato Erasmus per tutti? Perché Erasmus è diventato il marchio più conosciuto, quindi richiama quest'idea dello studio e della formazione all'estero. Quindi benché i programmi manterranno all'interno una loro distinzione, però sono stati raggruppati sotto un'unica dicitura, Erasmus per tutti. La dotazione è di 19 miliardi di euro, che è il 70% in più dei soldi, cioè delle risorse che erano state assegnate nella precedente programmazione. Questo proprio perché, come abbiamo già visto prima, è uno di quei programmi che ha dato, diciamo, risultati meritevoli, che pertanto l'Unione Europea intende replicare e rafforzare. Life Plus viene riconfermato. Life è il programma più importante, che riguarda l'ambiente, riguarda i siti Natura 2000. Qui mi sembra che ci sia da questa parte Porto Cesario, più su Torre Guaceto, cioè sono delle aree che ricevono appunto, possono essere finanziati da questo programma. Prevede due azioni, ambiente e azioni per il clima. La settimana prossima invece questo laboratorio urbano prevederà una sessione specifica su Europa Creativa, che è il nuovo programma che racchiude cultura, media e media mundus, e che mette insieme appunto tutte quelle iniziative, finanzia tutte quelle iniziative che mirano a diffondere eventi culturali all'interno dei paesi europei. Orizzonte 2020 è uno dei programmi più attesi, perché è il programma di ricerca e sviluppo che riunirà il 7° programma quadro, il CIP, che è il programma per l'innovazione, e l'OIET, Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Progress, Eures e Microfinanza convergeranno invece programma per il cambiamento e l'innovazione sociale. Abbiamo appunto il COSME, Fondo Asilo e Migrazione. Europa per i cittadini viene confermato, non so se avete partecipato, quest'anno era l'anno europeo dei cittadini, sono state fatte un sacco di iniziative finanziate da quel programma. IPA e EMPI sono due fondi, cioè due strumenti finanziari che riguardano la politica di vicinato europea, quindi i rapporti con i paesi. L'IPA in preadesione, la Croazia è ormai entrata, però adesso abbiamo come nuovo paese in via di adesione l'Albania, che ha ricevuto lo status riconosciuto il 16 ottobre,
E poi diciamo abbiamo altri paesi tipo la Serbia, comunque diciamo la zona balcanica in preadesione, l'EMPI invece è programma europeo di vicinato che riguarda tutta l'Africa del Nord, insomma i paesi che non sono ricompresi, che non sono candidati. Documento di cooperazione allo sviluppo, riguarda sempre, questi riguardano tutti i rapporti dell'Unione Europea con l'esterno, quindi l'Unione Europea rappresenta, diviene un unico attore che interagisce con i paesi limitrofi. Poi abbiamo il programma Fiscus che riguarda dogane, fiscalità, giustizia che racchiude tutti i programmi appunto sulla prevenzione, diciamo che questi programmi tipo, sono interessanti proprio perché mettendo in rete diversi paesi europei creano un sistema di sicurezza internazionale, quindi integrano i vari sistemi. Diritti e cittadinanza racchiude il programma DAFNE, che è un programma che diciamo, prevede interventi verso i soggetti svantaggiati che sono stati oggetti di maltrattamento, violenza sulle donne. È un programma molto interessante, qui mi sembra che Lecce e Brindisi ne abbiano usufruito. Poi abbiamo Pericle, Hercules, questi sono altri programmi che riguardano protezione civile, salute, tutela dei consumatori. Quindi ce n'è un po' di tutti i tipi. Quale opportunità quindi l'Unione Europea offre ai giovani? E quindi abbiamo i programmi dedicati alla mobilità giovanile, ma non solo questi, diciamo questa è solo una parte. Erasmus per tutti è il programma di cui abbiamo parlato prima, che si colloca nel settore istruzione, formazione, gioventù e sport. Nelle previsioni, proprio in base al budget che gli è stato dedicato, permetterà nella prossima programmazione a 5 milioni di ragazzi fino ai 30 anni di recarsi all'estero per studiare, per fare attività di volontariato. Come ho già detto prima, vengono però mantenuti sotto programmi, benché ci sia questa riunione in uno, che dovrebbe portare alla semplificazione. Il raggio d'azione viene allargato, quindi oltre l'Unione Europea sono previste anche iniziative con altri paesi, ci sono i programmi di cooperazione, non so se avete visto quelli col Giappone, borse di studio per il Giappone, l'Australia ed altri paesi oltre l'Unione Europea. E in teoria, avendo una gestione unica, si dovrebbero velocizzare i tempi di erogazione delle borse di studio. Rispetto alla programmazione precedente, rimane intatto l'obiettivo che si è dimostrato vincente, proprio perché il programma aiuta i giovani a migliorare il proprio stato di occupabilità. Abbiamo detto ingloba i 7 precedenti programmi e vengono praticamente rafforzate a livello economico tutte quelle attività che hanno un maggiore valore aggiunto europeo. I beneficiari restano gli stessi, studenti, volontari, tirocinanti, formatori, operatori giovanili. L'attenzione sugli operatori giovanili e formatori è molto importante proprio perché loro diventano dei moltiplicatori di informazioni. Paesi beneficiari, quindi l'Unione Europea, che ormai è diventata, includendo la Croazia, un insieme di 28 stati, Norvegia, Liechtenstein, paesi candidati all'adesione, i Balcani. Risorse, abbiamo detto, un aumento del 70% e probabilmente questa è l'ipotesi di divisione, per cui la mobilità degli individui, cioè il 65% verrà dedicato ai programmi di mobilità, lo scambio di buone prassi 25%, miglioramento delle politiche 4% e poi residuali, Jean Monnet e sport. I paesi beneficiari su tutti i programmi saranno anche i Balcani 28, Letta e i candidati? Tutti i programmi? No, in generale no, non è... Diciamo nel quadro dovrebbe essere, sì, no, dipende dal tipo di azione, diciamo nei 7, Erasmus per tutti prevede tutti i programmi, però essendoci poi sottoprogrammi, non hanno allargato, però siccome rientrano appunto la cooperazione con i paesi anche al di fuori, quindi la premessa rimane sempre la stessa, cioè investire nell'istruzione e nella formazione diventa un'iniziativa chiave per sbloccare le potenzialità delle persone e far sì appunto che in Europa circolino giovani qualificati, innovativi, su cui puntare per risolvere il nostro gap di competitività. Vengono aggiunte due iniziative, un sistema di garanzie dei prestiti per studenti Erasmus,
Cioè, sarà possibile fare dei master con l'Erasmus che, avendo un costo maggiore, permetterà di avere una borsa di studio, comunque un prestito. È un po' quello che avviene in... la Puglia lo ha fatta con Ritorno al Futuro, che è un programma che ti dà appunto la possibilità di studiare all'estero con delle borse di studio, però quello è finanziato da fondi regionali. Abbiamo il fondo sociale, quindi il fondo strutturale. Qui questi qua si aggiungeranno praticamente a livello europeo, per cui è una possibilità ulteriore. E poi l'altra novità è che si punta alla creazione di 400 alleanze per la conoscenza e alleanze per le competenze, che dovrebbero creare delle iniziative, cioè un network tra enti di formazione, scuola e piccole e medie imprese, proprio per sviluppare la creatività, l'imprenditorialità e l'innovazione, quindi per permettere ai giovani di passare dalla formazione al lavoro con più facilità, acquisendo competenze specifiche. Il programma mantiene tre azioni, quindi abbiamo detto mobilità degli individui per l'apprendimento, sia nell'Unione Europea che fuori dall'Unione Europea, con tirocini e altre attività giovanili come il volontariato. Cooperazione per l'innovazione e le buone prassi fa sì che le diverse istituzioni dei paesi dialoghino e si parlino proprio per, insieme alle organizzazioni giovanili e le aziende, per attivare pratiche innovative a favore dei giovani. Supporto al miglioramento delle politiche sta ad indicare appunto il sostegno agli stati membri per quelle che sono gli ostacoli alla mobilità. Leggevo un'intervista per cui dal programma Erasmus sembra che gli ostacoli, un giovane nell'affrontare una mobilità all'estero, i due problemi che affronta sono il credito, cioè il fatto di avere, perché magari le borse di studio non sono adeguate, se vai in Polonia non è uguale se vai in Germania, la borsa di studio adesso è la stessa, quindi dovrebbe essere adeguata ai livelli, e il fatto che spesso i titoli non vengono riconosciuti. Per cui, vabbè, qui nello specifico parliamo di mobilità transnazionale, mobilità non solo degli studenti ma anche dello staff, partenariati appunto tra organizzazioni per scambio di know-how e per accordi appunto per avere competenze non formali e accordi con le imprese, piattaforme di supporto IT, mobilità virtuale, sviluppo di capacity building. Per quanto riguarda le politiche, quindi si incentiveranno quelli che vengono chiamati come il processo di Bologna, che prevede il riconoscimento dei titoli. Chi di voi è andato in Erasmus, non so se ha avuto problemi o meno, io l'Università di Bruxelles su 9 esami fatti, in Italia il riconoscimento di 5. Molti non partono perché per determinate facoltà gli esami non vengono riconosciuti, quindi i 6 mesi, i 10 mesi all'estero possono sembrare una perdita di tempo. Il processo di Bologna è, diciamo, è un programma, diciamo, un accordo che sta andando, diciamo, non speditamente, per cercare di far sì che i titoli vengano riconosciuti a livello europeo, mentre il processo di Copenaghen riguarda invece l'ambito della formazione per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra queste iniziative di supporto alle politiche di mobilità vi sono quindi l'attuazione di tutti quegli strumenti per la trasparenza, l'Europass, il fatto di avere un curriculum unificato ha sicuramente agevolato la mobilità degli studenti, dialogo con i settori dell'istruzione, formazione e gioventù anche nei paesi non Unione Europea, è il Forum Europeo dei Giovani. Quindi Europa 2020 per i giovani che cosa ci dà? Intanto 5 delle 7 iniziative faro della strategia puntano a modernizzare istruzione e formazione. Quindi vengono ricapitolate agenda per nuovi lavori, agenda digitale, piattaforma contro la povertà, gioventù in movimento. Si cerca di garantire uno sviluppo di un approccio integrato fra tutti i settori dell'istruzione, quindi non trattare l'istruzione come un settore a sé, ma integrarlo con gli altri programmi per i giovani e gli altri programmi di istruzione superiore. Si cerca di creare un legame più forte tra le diverse politiche
e le attività che vengono supportate dai programmi, si punta alla qualità, al riconoscimento dei risultati per l'apprendimento e ad una semplificazione amministrativa, nonché una maggiore visibilità dei programmi. Questo è il percorso UE per i giovani, per quello dicevo che questo laboratorio dal basso è particolarmente attuale, proprio perché questa è un'iniziativa dell'Unione Europea che si indirizza ai giovani per fornire un quadro generale dei programmi, proprio perché noi dovremmo essere i beneficiari di questa programmazione, o comunque in qualche modo da o per iniziativa su altri bandi, o perché beneficiari diretti, dovremmo poter sfruttare questi nuovi programmi. E non so se può interessarvi, però ci sono 4 incontri che sono stati organizzati tra novembre e gennaio, che si terranno a Roma. La partecipazione è gratuita, ma sarà sicuramente interessante prendervi parte, e il modo in cui, diciamo, l'Europa cerca di arrivare ai giovani attraverso la comunicazione, come progettare in Europa, quindi con seminari di progettazione, tutte le opportunità per fare impresa, e poi un focus sui giovani amministratori locali. Ora, siccome benché il focus fosse la mobilità europea, io in realtà la cosa che vi volevo trasferire era, lavorando sui fondi europei, un primo approccio al mondo dei bandi europei. In realtà, non sapendo di avere una classe così già motivata, sono ben contenta di fare questo esperimento con voi. Proprio perché, come vi ho detto prima, entrare nel mondo dei bandi europei, a parte che è il futuro, perché tutti i finanziamenti, adesso se avverrà con l'unificazione economica, verrà tutto da Bruxelles, quindi è sicuramente intelligente investirci adesso e quindi darvi qualche strumento per affrontare un bando europeo. Poi naturalmente certe competenze, certe abilità si costituiscono e si formano facendo, lavorandoci, mettendosi in gioco e iniziando a vedere un po' i risultati. In linea generale, dall'idea al progetto, quando uno normalmente per partecipare si arriva a scrivere un progetto europeo, o perché il bando ti suggerisce un'idea, venite a sapere che c'è un bando su qualcosa che finanzia, non so, programmi appunto di apprendimento permanente, e lì decidete di mettervi e scriverlo, oppure viene da una vostra idea, per cui il percorso è diverso, avete un'idea e cercate quale finanziamento possa diciamo corrispondere alle attività, possa finanziare le attività che volete realizzare. Quindi le domande da porsi, è tutta una questione di mettersi in discussione, e appunto se l'idea che vi siete posti nasce da un problema reale, e quindi entrare per capire quale programma la può finanziare. Dopodiché capire come funzionano i meccanismi di cofinanziamento, perché come avevamo anticipato prima, questi fondi a gestione diretta non finanziano il 100%, c'è sempre un cofinanziamento che il beneficiario deve mettere in gioco, perché l'idea è che nel momento in cui uno investe del proprio denaro è perché si sta lanciando in qualcosa in cui crede. C'è stato nei bandi precedenti, sostanzialmente avveniva questo, finanziando il 100%, chiunque si buttava a fare qualcosa che in realtà non interessava realmente, per cui il cofinanziamento che l'Unione Europea ti richiede è una testimonianza del reale interesse che si ha per affrontare quel problema, per sviluppare quell'oggetto, quell'output che si vuole mettere in piedi. Chi scriverà la proposta? Probabilmente sarete voi, adesso dopo questo corso. Se vi serve un partner di un altro paese, normalmente tutti i programmi, mentre i programmi regionali sono territoriali, quindi sono vicini al cittadino e non richiedono questa partnership, tutti i programmi dei finanziamenti a gestione diretta richiedono che voi vi mettiate insieme a qualche altro paese che o sa fare meglio di voi e quindi può trasferirvi delle conoscenze, o ha delle competenze complementari. Comunque la scelta del partenariato è sicuramente uno dei punti chiave della vostra proposta. Quindi come costruire la partnership adesso lo vedremo, chi deve presentare il progetto, perché normalmente un bando vi indica delle caratteristiche
In genere c'è un lead partner che presenta il progetto e dei partner che si associano. All'interno di una partnership è importante capire chi è più forte, perché il lead partner dovrebbe essere, diventa, no, il vostro frontman. E quindi bisogna capire chi all'interno della partnership dovrebbe presentare il progetto e poi fare tutto un lavoro per capire quali sono i costi della proposta. Infatti la cosa importante, come avete visto, i finanziamenti sono tanti, quindi uno stesso progetto potrebbe essere finanziato da diversi programmi e lì bisogna riorientarlo, come quando si presenta un curriculum che lo si cambia per l'azienda, così lo si aggiusta, lo si modella per il bando specifico, inserendo parole chiave, richiami. Quindi bisogna fare attenzione sicuramente agli obiettivi del bando che avete, che diciamo ha attirato la vostra attenzione, al budget disponibile, alle attività che vi richiede, se come partner siete leggibili. L'idea che deve guidare, diciamo, un progettista europeo è che il proprio progetto, per essere finanziato, deve essere visto dai valutatori europei come un piccolo mattoncino che serve per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea. Quindi immaginiamo di costruire questo palazzo e quindi i risultati, cioè per quello si chiede qualcosa che sia concreto, reale e esportabile, cioè potrebbe anche essere preso da qualcun altro e imitato. Quindi la procedura dei fondi diretti, abbiamo detto la gestione di questi finanziamenti spetta alla Commissione Europea. Nella Commissione noi troviamo le DG, che sono le direzioni generali, che possono o appoggiarsi ad agenzie esecutive e agenzie nazionali, mi sembra che il programma Gioventù in Azione abbia un'agenzia in Italia, per diciamo predisporre questi bandi. Le procedure in cui questi finanziamenti vengono erogati sono due. Le call for tender sono delle gare d'appalto e diciamo non ci interessano in questo caso perché sono gare per la fornitura di beni o servizi. Qui la copertura è al 100%, però è come se la commissione, in questo caso la call for tender, chiede la creazione del sito del nuovo programma Erasmus per tutti. Quindi tu, società che fa i siti, ti prendi, però sei un fornitore, non sei un beneficiario. E poi le call for proposal, che sono i bandi, inviti a presentare proposte in cui vengono finanziate queste sovvenzioni. Le sovvenzioni, che nei testi inglesi troverete scritto come grant, coprono una percentuale di costi che a seconda del bando può coprire o il 50% e arrivare fino all'80% dei costi. In alcuni casi arriva al 100%, ma sono casi sporadici, quindi non rilevanti. Il cofinanziamento deve essere integrato da risorse proprie del beneficiario. Nel termine risorse proprie, poi troverete, in genere viene indicato nel formulario, dovete indicare come intendete coprire la parte restante. Presentate un progetto di 100, 80 li chiedete all'Unione Europea, a quel bando, 20 come lo finanziate? Con fondi propri, potrebbe essere un investimento, sovvenzioni pubbliche, il comune vi dà un cofinanziamento, sponsorizzazioni, date spazio, pubblicità delle imprese che vogliono sostenere il vostro progetto, prestiti bancari, aia, eventuali introiti, nel senso che voi potreste avere, appunto vendete gadget, fate dei plan e quindi tutto il ricavato servirà a completare i costi, oppure apporti in natura, cioè la vostra prestazione non viene remunerata, diciamo, oppure la vostra remunerazione diventa un cofinanziamento del progetto. Ovviamente per partecipare a questi bandi bisogna trovare la direzione generale di riferimento, ma diciamo lo vedremo poi nel momento in cui individuiamo il bando. Normalmente insieme al bando, che è una cosa che dovete leggere per prima, viene predisposta una guida per i proponenti. La guida praticamente vi illustra quali azioni vengono finanziate, piuttosto che, cioè all'interno della guida ci sono tutti i trucchetti per poter predisporre il bando. E poi un manuale di valutazione delle proposte. Quando io lavoravo alla provincia di Brindisi, diciamo, i criteri di valutazione non li ho mai considerati. Quando ho lavorato a Salonicco nella valutazione, ho capito che erano le cose principali. C'è un valutatore che legge il vostro progetto, lo legge con a fianco una griglia, che è la griglia che loro pubblicizzano, quindi voi sapete già
che peso verrà dato alla presenza di giovani sotto i 35, coinvolgimento di giovani sotto i 35, esportabilità del progetto, sostenibilità. Quindi nello scrivere un progetto dovreste rileggerlo con gli occhi di un valutatore e quindi individuare quegli elementi che richiameranno al valutatore che legge 100 progetti in un mese, di essere, cioè di avere quei tipo delle cose che si illuminano per dire ah, stanno praticamente adempiendo a quelli che sono i criteri di valutazione. E voi non ci potete credere, ma veramente delle piccole parole inserite al posto giusto e valorizzate all'interno di un progetto possono far sì che uno passi e uno no. Quindi, e questa si chiama bontà formale, bontà estetica del progetto, cioè quando voi riuscite a presentarlo e a richiamare, diciamo, quelle cose che il valutatore si aspetta di trovare. Lo trovate anche nel bando, però i criteri di valutazione sono cruciali, proprio perché richiamano in maniera sintetica i punti focali. In alcuni progetti bisogna vedere anche i motivi per cui sono stati annullati oppure perché sono stati rifiutati, perché da quel punto puoi fare base per la tua conoscenza. Certo, sì, sì. Sì, cioè se uno ha interesse in un bando specifico, in realtà ci sono le piattaforme dove si possono vedere i progetti presentati, la valutazione, è tutto molto trasparente a livello europeo. E, sì, poi la pubblicità dei programmi avviene sia sui siti web, ma siamo la generazione 2.0, quindi non c'è problema, sia sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il progetto viene presentato attraverso un formulario, che ormai c'è questa standardizzazione, ma si sta adeguando anche la Regione Puglia, se no in Regione comunque si continua a mandare con la raccomandata. Invece qui a livello europeo ci sono i format per cui è tutto compilato online e poi stampate la ricevuta, quindi abbattono i costi di... E poi non è conveniente se scade il bando alle 12 inserirlo alle 11, però ci sono diversi sistemi, Priamos, però tutti molto accessibili. Tra l'altro mo con questa standardizzazione, fatto un progetto, praticamente li potreste fare tutti. Che cosa troviamo sul bando? Quindi sul bando troviamo intanto il nome del programma, l'azione e la misura che lo contestualizzano. E qui potrebbe essere utile andarsi a vedere il programma operativo a monte, perché la call diventa diciamo il momento in cui la DG si affaccia al pubblico europeo e dice ok, ci sono questi soldi, finanziamo queste cose, partecipate. Però nel programma operativo comunque c'è sempre un documento programmatico a monte in cui voi potete capire esattamente quali sono gli obiettivi e far diventare gli obiettivi del programma gli obiettivi generali del vostro progetto. Poi con obiettivi specifici, però se richiamate proprio per questa idea di far sì che il vostro progetto sia una piccola implementazione di quello che l'Unione Europea vorrebbe fare. Vabbè, il riferimento normativo, quindi sulla base di quale regolamento viene predisposto il bando, quindi gli obiettivi generali e specifici. Se voi guardate gli obiettivi specifici dovrebbero diventare i vostri obiettivi generali, le priorità annuali o permanenti, proprio perché abbiamo detto che questi bandi sono pluriennali e vengono riproposti ogni anno con le stesse scadenze. La descrizione dell'attività e della tipologia delle azioni finanziabili, che è la parte abbastanza, cioè, è particolarmente importante, per cui dovete capire se quello che volete realizzare voi è finanziabile. Per esempio, volete fare uno scambio con degli operatori e dare delle borse di studio a chi viene in Puglia per presentare una sua esperienza, magari che la borsa di studio, la sovvenzione a questi extra Unione Europea non può essere finanziabile, quindi non è magari il bando che fa il caso vostro o bisogna rivedere l'attività. Le risorse stanziate, normalmente un bando vi dice qual è il minimo e qual è il massimo del progetto, nonché la durata, il soggetto attuatore, quindi se il beneficiario deve essere un ente pubblico piuttosto che una persona giuridica, un'associazione, un ONG. Ho già detto la durata dei progetti, quali costi sono ammissibili e lo abbiamo visto prima nella slide sull'armonizzazione, normalmente staff, spese generali, equipment, qualcuno può finanziare delle piccole infrastrutture e i servizi esterni, quale documentazione dovete presentare. Ovviamente tutte queste cose sarebbe utile farvi una checklist
in cui poi, prima di chiudere il bando, rivedere per bene che cosa vi manca, può essere il certificato della Camera di Commercio piuttosto che la carta d'identità, perché si perdono per queste cose i progetti, cioè per sciocchezze, perché manca una firma. I criteri di selezione, che è quello che ci siamo detti, e inserire appunto le parole chiave di questi criteri con cui vengono selezionati i progetti nel vostro progetto. Come viene erogato il finanziamento? Purtroppo questa è una nota dolente, per cui spesso, cioè, questi finanziamenti vanno a rimborso. Voi presentate domanda, qualcuno prevede un anticipo del 15%, se no pagate e poi venite rimborsati. Per cui spesso un'associazione che presenta un progetto non ha la capacità finanziaria di sostenerlo. È un problema. Cioè, non so se vi faranno fronte in qualche modo, però questo meccanismo è così per tutti. Modalità quindi di erogazione del finanziamento per capire se c'è un anticipo, che potrebbe sicuramente agevolarvi. Modalità e termini di presentazione della domanda, per cui non farla scadere. Punto di contatto e link di riferimento. È sicuramente utile leggersi le domande frequenti, le FAQ, proprio perché magari qualcun altro le ha già. In genere i siti sono utili sia per vedere la presentazione di proposte che eventualmente altre informazioni. I requisiti comuni richiesti per una proposta vincente, quindi, sono sicuramente la dimensione transnazionale. Se lavoriamo sui progetti, sui finanziamenti a gestione diretta, vi richiederanno di collaborare appunto almeno con un altro Stato. Spesso appunto la partecipazione è aperta anche ai paesi EFTA, ai paesi candidati. Ops, lì la Croazia è già entrata e dovevo aggiungere l'Albania, si vede che era una slide di qualche tempo fa. È una partnership di successo che dipende appunto dalla distribuzione geografica. Se un bando ha interesse, cioè in genere la call vi dice dove dovete andare anche a cercare i partner, proprio in base agli obiettivi che intende raggiungere. E per cui la partnership deve prevedere, come vi avevo anticipato prima, o complementarietà o differenti competenze. E poi bisogna trasferire, diciamo, all'interno del formulario un'idea di innovatività e originalità, che so che non è facile, però qui al sud, come ci dicevamo prima, si può fare di tutto perché c'è poco. Per cui in realtà prendere una buona prassi norvegese piuttosto che della Svezia e cercare di portarla qui adeguata ai nostri standard non è un'idea malvagia. Quindi bisogna comunque, viene valutata molto, in maniera molto positiva, il fatto che un progetto sia innovativo, che quindi si cerchi di sperimentare, non di andare avanti. Adesso ci sono un sacco di bandi e di finanziamenti per l'innovazione sociale, cioè come vi danno dei soldi per cercare di risolvere dei problemi che lo Stato non riesce ad affrontare, problemi appunto di dispersione scolastica, ci sono tante cose per cui lo Stato non riesce a capire come intervenire, lo si chiede alle associazioni, al terzo settore, di intervenire e cercare di sanare delle piaghe sociali attraverso appunto delle prassi innovative. I laboratori urbani lavorano in questo senso, no? Cercano di fare delle cose originali. Naturalmente bisogna individuare il destinatario dell'intervento e una metodologia chiara. La trasferibilità dei risultati e il follow up è un altro elemento di interesse, proprio perché i soldi sono pochi, la logica è questa, i soldi sono pochi. Io finanzio te, però tu mi devi diventare una buona prassi, nel senso che devi come dare l'esempio, far vedere che con te il tuo progetto ha funzionato e quindi non posso finanziare tutti, però il fatto di aver finanziato qualcuno che ha creato una buona prassi dovrebbe poter essere replicabile per altre situazioni simili. Questi sono i punti di contatto principali per avere informazioni. Io vi l'ultimo sito, ansa.it Europa, è un sito che è stato lanciato da poco e che io trovo molto interessante perché vi dà un aggiornamento reale e costante su quello che sta succedendo, si sente la voce dei parlamentari, è un modo per una piccola finestra su Bruxelles. Europa Facile
e il sito che, di cui adesso faremo questa prova con questo bando è un sito utilissimo perché è gestito in Emilia-Romagna e fa, predispone delle schede sui singoli bandi. Basta iscriversi con un'email, con email e password, non so se già lo conoscete, però è, quindi vi permette già di avere una visualizzazione del bando in italiano, che è di più facile lettura, e vi dà tutti i link al testo. E con questo, diciamo, si chiude la presentazione e proviamo a fare questo test, cioè nel senso, vorrei mettermi con voi appunto su un, è uscito il bando Progress, Delivering of Skill for Job and Growth, io adesso ve li distribuisco e lo guardiamo insieme per ritrovare quegli elementi che vi ho indicato prima. Lei era arrivato dopo, no? Forse. Allora, questa è una tipica scheda che diciamo ci offre il sito Europa Facile. Quindi trovate all'inizio il nome del bando, Progress. Potete individuare Delivering on Skills, ma qua con tutti gli interpreti, il mio inglese è schifo, for Job and Growth. Lo potete riconoscere, è una delle 7 iniziative faro, che è quella che avevamo visto. Così. Questo perché l'Unione Europea è già partita con... Sì. Dove li ho messi? Eccolo. Eccolo, agenda per nuove competenze e per l'occupazione. Agenda per nuove competenze e per l'occupazione. Il titolo, quando vedete Budget Heading, è proprio la linea di finanziamento che è stata attivata a livello della Commissione Europea su questa iniziativa faro, che abbiamo detto che le iniziative faro prevedono dei pacchetti di azioni con il coordinamento degli Stati membri, per cui intervengono adesso anche delle linee dirette del bilancio della Commissione Europea su queste iniziative. Garantire appunto competenze per la crescita e l'occupazione, quindi è interrogatorio la Commissione Europea. Trovate l'obiettivo, vabbè, questa ovviamente è una sintesi stringata del bando, però vi aiuta a focalizzare, per cui nel momento in cui voi avete un'idea, volete finanziare una vostra attività, avere già questo piccolo, questa piccola scheda vi aiuta a capire se questo è il bando giusto o meno. Questo bando intende incoraggiare nuove forme di collaborazione con partnership, soggetti pubblici e privati del mercato del lavoro, per affrontare il problema del... Nell'ambito del fondo di obiettivo, sì. Secondo libro, gli enti di connessione sono i parti sociali, ma i sindacati, alcune volte chiedono cose specificatamente sindacati, ma i parti sociali possono essere considerati sindacati? Sì, hanno capacità giuridica. Però alcune volte chiedono solo e esclusivamente sindacati, quindi... Nel momento in cui dicono parti sociali allargano la possibilità, sicuramente qui, siccome questa è una sintesi, sarà interessante aprire il bando e vedere che cosa ci dice il bando, perché il bando poi è molto più dettagliato e descrittivo. Se ci viene un dubbio, c'è il sito della DG, a cui si può fare una domanda per capire se si è o meno soggetto eleggibile. Quindi, nell'obiettivo viene individuato il problema, divario tra domanda e offerta di lavoro nell'Unione Europea, e vi dice in linea
generale, a che cosa si vuole arrivare? Cioè a creare nuove forme di collaborazione per creare, per colmare questo problema di inadeguatezza. Poi vi specifica le azioni, lavori green, azioni prioritarie, quindi ci sono quattro azioni all'interno del bando e vi indica i progetti devono coinvolgere organismi di almeno 2 stati membri, quindi qui la partnership può prevedere il coinvolgimento di almeno 2 paesi, ma nessuno vieta che ce ne sia anche un terzo, quindi dovete, in genere vi richiedono le indicazioni minime, quello che loro, se apriamo il bando e nei criteri di valutazione c'è scritto che viene dato un punteggio all'ampiezza della partnership, vi converrà aggiungere qualcuno per avere maggior, perché è proprio una questione di numeri, cioè si gioca su quei criteri con cui vi valuteranno. Beneficiari, ci dice persone giuridiche stabilite in uno dei paesi ammissibili, le aree geografiche coinvolte sono scritte sotto, che diventano un punto di riferimento, no, dov'è? Parti sociali, autorità pubbliche, sì, sono le stesse che venivano evidenziate negli obiettivi. Contributo copre fino all'80% dei costi ammissibili, questo è più o meno una linea standard, progetto massimo della durata di 2 mesi con inizio a giugno. Il sistema SWIM è appunto a giugno, sì. Il sistema SWIM è uno di quei sistemi, c'è anche Priamo, ci sono diversi, che permettono la presentazione delle candidature online. Quindi lì sicuramente ci sarà una linea guida che bisogna andarsi a vedere per prima per capire i tempi, di quante parti è composto il formulario, vedere se vi permette o meno di scaricarlo. E poi lavorare sull'application form, scadenza 15 gennaio 2014, non c'è scritto l'orario ma normalmente tutti questa presentazione delle proposte attraverso la presentazione elettronica in genere ha un orario, normalmente o si chiudono a mezzanotte o a mezzogiorno. Referente, quindi vi interessa capire che della Commissione Europea di questo programma se ne occupa la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione. E sicuramente, infatti, poi l'indirizzo e tutte le informazioni saranno reperibili sul sito di questa DG. Le risorse finanziarie disponibili sono appunto 5 milioni di euro. A che cosa vi serve questo dato? Questo dato vi serve a capire, se dividete queste risorse finanziarie disponibili, qui non c'è l'importo, però mi sembra, sicuramente ci sarà nel bando, quanto deve essere il progetto, riuscite a capire su questo bando, fino a quanti progetti riusciranno, se ne finanziano 5, fatevi 2 conti, se vi conviene buttarvi in questa, o aspettare la prossima call per essere più forti, perché il problema è appunto che questi finanziamenti a gestione diretta non hanno tanti soldi, però non sono nemmeno tante le domande presentate, una media, un DAFNE normalmente ha 180 domande, e vengono finanziati 17 progetti. Programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Italia, in cui partecipano la Puglia e tutte le isole dello Ionio, tutte quelle che erano fucsia, ha qualcosa come 500 domande e finanziano 20 progetti pure là. Quindi in realtà anche se lì si allarga lo spettro europeo, cioè ci vogliono competenze, non ti puoi, proprio perché la competizione è più alta e quindi il progetto deve essere di qualità. Che altro possiamo dire? Quindi ci sono le aree geografiche coinvolte e poi diciamo la scheda, se siete registrati, vi permette di accedere direttamente al formulario. Vabbè, tutti i testi e la lingua ufficiale è l'inglese, quindi. Però vi assicuro che parlando ad una platea di amministratori locali è stato, ah non in italiano, cioè nel senso che il fatto di avere a che fare con la nuova generazione cambia. Sì. Le financial guidelines sono appunto le linee guida che vi spiegano quali costi sono ammissibili e quali meno. Adesso, vogliamo fare una prova, mettervi in gruppi da 3-4, ipotizzare un'idea piuttosto che visto che il laboratorio stasera non ce l'avrete e proviamo a metterci
Io potrei presentarvi da dove partire. E magari cerchiamo di individuare insieme dei punti. C'è proprio un'idea di base. Tanto facciamo una prova, diciamo in un tempo di una ventina di minuti, poi li vediamo insieme, poi venerdì. Guardiamo un attimo che cosa è emerso. Ma non so se sia più utile fare, non siete d'accordo, non vi vedo. Ci vogliamo cimentare. Io diciamo vi potrei... Quindi innanzitutto abbiamo il bando e quindi restringiamo diciamo, il campo della sperimentazione perché un bando ci viene dato. Quindi individuiamo qual è il problema a cui vogliamo rispondere, cerchiamo di rispondere a quelle domande e contestualizziamolo. Cioè qui nel momento in cui voi andate nel formulario a presentare il problema che volete affrontare, è importante contestualizzare. Più dati avete, io vi consiglio, parliamo del problema dell'occupazione. Allora, nel mio testo in cui presento il progetto, il problema a cui voglio rispondere, lo rendo diciamo più concreto se riesco a dire che nella provincia di Lecce il 15%, cioè da supportarlo da dati statistici piuttosto che sono reperibili ovunque perché l'IPRES fa ogni anno i suoi dati su disoccupazione, cambiamenti sociali, quindi se voi riuscite a dare dei dati che supportino il problema che state presentando è sicuramente un vantaggio perché rende la vostra proposta più credibile e sembra, cioè date l'idea che siete a conoscenza del problema, che il problema è reale e quindi lo contestualizzate. Dopodiché si procede normalmente con l'analisi SWOT, che probabilmente dell'università che avete frequentato sapete probabilmente già cos'è. Comunque, forza e debolezza, strength and weakness del progetto, della vostra idea progettuale, cioè quali sono i punti di forza e i punti di debolezza che presentate nella vostra proposta. E invece questo è opportunity e threat, questi sono elementi che sono le opportunità e le minacce che il vostro progetto può avere all'esterno. Cioè se immaginate il vostro progetto come una bolla, allora cioè forza e debolezza all'interno, opportunità e minacce all'esterno. Se stiamo facendo un progetto sull'occupazione, piuttosto che... Facciamolo, se no vi do tutti gli spunti. Se stiamo facendo un progetto in materia culturale, qualificazione dei beni culturali, la presenza, riqualifichiamo una piazza, la presenza dei piccioni è una minaccia, cioè voi la riqualificate e quelli ve lo, posso dire in TV, insomma, ve lo risporcano. L'opportunità può essere invece che inserita in un circuito turistico, per cui la piazza avrà un tot di beneficiari. Quindi abbiamo problema, dati di supporto e analizzate normalmente a questa forma, l'analisi SWOT, dove ci mettete qui le debolezze e le forze alla debolezza, l'opportunità e la minaccia. Anche perché questa base vi serve poi per motivare le azioni che intraprenderete. Cioè nel momento in cui decidete di affrontare determinate cose, perché... quindi a queste debolezze rispondete con questo, a questa forza, cioè alla debolezza rispondete con questa, alla minaccia trovate una soluzione.
Normalmente tutto il project management prevede pure che facciate una valutazione del rischio, però probabilmente queste cose le affronteranno i docenti di lunedì. Quindi abbiamo individuato il problema, cerchiamo di presentare quindi l'idea e quindi chi saranno i beneficiari della vostra idea, a chi vi indirizzate i beneficiari. Qui è importante, facciamo sempre l'esempio per esempio della provincia di Brindisi, anche qui mi indirizzo ai giovani tra i 14 e i 30 anni che in provincia di Brindisi ammontano a, piuttosto che ai ragazzi, ai NEET, quelli che non sono, che dai dati ufficiali sono tot. Sono piccole cose, dati che voi potete tranquillamente rintracciare, che però messi nella vostra proposta progettuale diventano un plus che viene ben valutato. Quindi quali sono i beneficiari, quali sono le azioni? Io diciamo che probabilmente ci potremmo fermare qua, diciamo, già se vi viene un'idea su quel bando, che azioni potete fare e anche un'ipotesi, perché poi l'altra cosa è l'ipotesi di budget. Potrebbe essere utile, per esempio, certo, sicuramente la scheda vi dà poche informazioni, però già si potrebbe avere un'idea e valutiamo insieme se è coerente o non è coerente con l'azione che avete predisposto. Per queste due azioni, cioè per individuare le azioni del progetto e per individuare il budget, ci sono una serie di strumenti di project management, che altro non è che combinare insieme risorse, tempi e quantità. Per questo si chiama la Work Breakdown Structure, che permette di dire, voi volete realizzare A e lo fate, cioè qui volete, vogliamo, che ne so, valorizzare la piazzetta di piazza, creare una piazza con degli eventi, animare la piazza con degli eventi. Allora, la prima azione da fare qual è? Quindi questa è la suddivisione in azioni. La prima azione da fare potrebbe essere coinvolgere tutti coloro che possono essere, che ne so, i negozianti che girano in mezzo alla piazza, cioè i negozianti che hanno negozi appunto e servizi commerciali in piazza, il comune, piuttosto, cioè coinvolgere tutti gli stakeholder che possono avere un interesse nel vostro progetto, che possono dire qualcosa, che possono contribuire. L'altra cosa da fare potrebbe essere, quindi fare magari una tavola rotonda, un'iniziativa di promozione sul territorio per dire che state realizzando questa cosa. L'altra cosa potrebbe essere coinvolgere appunto gli artisti e fare una programmazione degli eventi. L'altra cosa potrebbe essere creare un sito web per pubblicizzare i vostri eventi. Quindi queste diventano tutte le attività che vanno a formare il vostro progetto. E questa si chiama Work Breakdown Structure, per cui poi queste attività vi porteranno a degli obiettivi e c'è tutta una costruzione, diciamo, logica che vi porterà a incartare il progetto. Secondo me adesso... forse il budget è troppo avanti, nel senso che lì dobbiamo capire che caratteristiche fa. Però individuate il problema, quindi capite in che azione volete, dove potreste lavorarci. I dati di supporto adesso non ce li abbiamo, ma ce li possiamo inventare. Che cosa potrebbe minacciare il vostro progetto, a chi vi indirizzate e sostanzialmente che cosa volete fare. Io direi 10 minuti solo per fare un tentativo e capire... Mi potete mettere insieme da tre, anche così se no voi quattro. Sì.
No, grazie. Grazie.
e poi quindi tutte le cose del lavoro e quindi le informazioni di imprese, quindi tanto per il discorso dell'età non siamo sempre meno il discorso dell'età non è sempre meno, non è che siamo più 15, 24, 25, 29, molto. Speriamo. Perché poi, per esempio, hanno del 25, hanno problemi diversi degli anni 35. Appunto, per quello che il progetto che ha fatto il nostro Ministero del Lavoro è rivolto a quelli dopo dei 25 e 35, quindi quelli che hanno ancora più difficoltà perché sono pure penalizzati da un'età più avanzata. Per quello pensavo a questa cosa qui. Poi possiamo dire che due farne uno per diciamo gli anni 25 e uno degli anni 35. Oppure over 25 così facciamo ancora. Over 25. Va bene. Over 25. Intanto bisogna che il net comunque arriva automaticamente. Io ammetto l'ignoranza che non so che cos'è il net, però. L'ho detto mille volte, più di un conto, non so. Vabbè, net significa not free employment, education and training. Ah, ok. No, perché devo imparare molti dei concetti, non è che. Questo io l'ho scoperto perché stavo per mettere lavoro. Anche over 25. Penso che come definizione sono già fino a 35 anni, non è molto. Mi sembra? Beh, sì. Però questo ci concentriamo su quelli over 25. Quindi siamo over 25 questo? Penso che. Contestualizzato la prima volta, il dato di supporto e statistiche del Ministero del Lavoro. Sì, come sono portato. Vabbè, che non è che hanno usato parlato, però loro sono concentrati più sulle regioni con più bisogno, con lo studio. Il supporto sì, magari studi del Ministero del Lavoro, no? Perché del lavoro, sì, statistiche. Ministero del Lavoro e quindi aggiunto il discorso magari anche dagli europei, potremmo dire l'Eurispes, magari gli studi dell'Unione Europea, insomma, perché no? Giornali, portati, vabbè, statistiche europee. Ok. Poi c'è un altro discorso, ad esempio, con questo 25, no? Magari uniamo. Certo. No, che dipende dal territorio, questo da una parte d'Italia. Benissimo, ok. Quindi allora, il territorio dobbiamo mettere regioni paesi d'origine, regioni obiettivi di emergenza, insomma, quindi sud, Puglia, sì, ok, regioni con emergenza. Regioni di emergenza. Magari mettiamo, se ne fanno salvo le.
Allora, io direi che adesso selezioniamo i tre che ci presenteranno. Vabbè, tanto è giusto una prova per capire se avete, sicuramente l'avete afferrato. Ci siamo inventati di rispondere. Per cui in realtà è per capire, adesso è valutare insieme se tra qualche iniziativa che avete pensato di fare è anche uno stimolo, se il problema che avete individuato può, rientra tra quelli, tra gli obiettivi del bando, che forza e debolezza può avere il vostro progetto e a che minacce e opportunità è esposto. Quali saranno il target? Perché qui io ho sbagliato a dire beneficiari. Beneficiari è l'associazione che lo fa e che quindi prende i soldi, ma c'è il target di riferimento che sarà poi il beneficiario finale delle vostre azioni. E basta, budget. Quindi, o voi esponete, io prendo appunti, o venite qua e scrivete. Il microfono, chi vuole cominciare? Il gruppo più numeroso? Questa ragazza. Vi hanno nominato volontarie. No, Sara è stata nominata. No, e ci seguono qua dalla RAI, nel mondo visione. Dai, perché io ho dei problemi di dialetto. Sei bravissimo. Scrivo io. Allora. La nostra idea risponde al punto numero 3, servizi di assistenza alla persona e per la casa. Perfetto. Quindi il problema che abbiamo individuato è che nella città e provincia di Brindisi c'è una forte carenza di assistenza per le persone anziane che soffrono di Alzheimer. Mm-hmm. Quindi abbiamo pensato di formare dei giovani perché possano dare assistenza non medica ma più che altro psicologica, uh-huh. E formarli e quindi poi fornire loro dei posti di lavoro appunto dando assistenza. E, partendo, aiutatemi allora. Allora, intanto aspetta, avete immaginato un titolo per il vostro progetto? Oddio no. Il titolo è un'altra cosa importante, perché il titolo può rendere il vostro progetto più accattivante. È vero. Ed è importante usare l'inglese, per cui sempre per renderlo questa... Vabbè, il titolo non c'è, però... quindi ci pensiamo. Tipo Heimer, qualcosa che richiama Heimer, qualcosa del genere. Mm-hmm. Capito come? No, mi sto... Okay. Ok, siamo poi nella provincia di Brindisi. Okay. Dunque, la situazione è questa, che nella provincia di Brindisi su 10 persone che soffrono di Alzheimer, diciamo che 9 non si possono presupponiamo che siano anziani, giusto? Non si possono permettere di fare riferimento alle strutture quali case famiglia o quant'altro, perché per via delle pensioni basse. Mm-hmm. Quindi sono i costi dell'assistenza. Che quindi rappresentano e fanno sì che ci sia carenza. Esatto. Va bene. È una malattia che comunque non colpisce semplicemente la persona colpita, ma anche tutta la famiglia. Quindi diciamo che questo servizio può alleggerire anche della famiglia. Quindi socialmente utile, no? Mm-hmm. Le azioni, prima azione è quella di sicuramente cercare uno stato o più stati partner, e sicuramente abbiamo pensato al Nord Europa proprio per uno scambio di pratiche, perché mm-hmm. pensiamo che siano più avanti, pensiamo, non è detto. Sì, sì, non è non un pensiero né sbagliato. Quindi, seconda azione è quella di selezionare un tot di giovani, compresi fino ai, mettiamo, 35, dai. Anche se è elevato l'età. Cioè, sì? Sì, e formarli nel paese. Il partner è tedesco o norvegese, loro vanno lì per apprendere quanto loro possono insegnare. Sì.
Sì. E al ritorno che succede? Gli fornisci, li fai lavorare presso quindi le un case. Periodo di stage. Di formazione, stage, sì. Stage allora, nel paese. Ok. Sicuramente il problema di questo progetto è che magari non è sostenibile finanziariamente dopo, quando ti finiscono i fondi, suppongo. Mm-hmm. Perché poi come, come paghi, come stipendi questi ragazzi che continuano a lavorare? Mm. Allora bisogna pensare o fare riferimento alle istituzioni, agli enti pubblici, mm-hmm. o alle farmacie. Ah, ecco, sì, farmacie o comunque tutte quelle realtà che possono essere interessate alla... come spiegarlo questo concetto? Per esempio, l'anziano, la famiglia, i familiari dell'anziano che comunque non hanno tempo perché a loro volta lavorano, c'è il problema di andare a reperire e a ritirare le medicine. Sì, sì. Quindi comunque chiedere un sostegno, quindi, anche minimo, alle farmacie, visto e considerato che anche loro potrebbero averne poi un beneficio. Ok, quindi coinvolgere altri soggetti. Una sorta di sponsorizzazione. Uh-huh. Ok. Cosa manca? Non allora, lo so. Quello che non riuscivamo a capire era come collegare tutto questo progetto al miglior uso della tecnologia, perché gli altri punti comunque li abbiamo toccati, credo, tipo investimenti sì. nella formazione, specializzazione, una nuova organizzazione del lavoro. Microfono. Una nuova organizzazione del lavoro, questo c'è. Mm-hmm. Tecnologia è un po' particolare perché ci rivolgiamo a un pubblico di anziani, però potrebbe essere, che ne so, una centrale operativa, cioè sì. che il parente magari o l'anziano chiama nel caso di bisogno, mm-hmm. oppure un'organizzazione degli appuntamenti di questi giovani che verranno formati per andare tipo a casa di queste persone, una sorta di agenda digitale. No, è una... Partnership, poi sicuramente con le associazioni, suppongo che ci sia un'associazione nazionale Alzheimer, ora sì, non sì, sono sì, proprio sì, ferratissima, sì. però sicuramente sì. Questo. Ok. E magari pensare, ora mi stavo tutto quello che mi viene in mente, dico, in seguito come follow up, di portare queste buone prassi in paesi che vengono individuati meno, meno specializzati in questo, non so mm-hmm. come dire. Non so, individui il paese X che è di fronte a te. Certo. Allora organizzi un corso dove vai a selezionare 10 ragazzi del paese X, li fai venire. Sì, e crei fai... magari un modello di formazione. Assolutamente, dalla tua sì. esperienza in Nord Europa, esatto. crei un modello di formazione per cui capisci quali sono le competenze che puoi sì. esportare e potresti fare appunto... un manuale operativo in cui poi la Grecia dice loro hanno fatto così, procediamo. Esatto. Questo perché sono convinta che stanno più dietro di noi, ma forse no. Non volevo dirlo. Qualcuno ha qualche osservazione? Non avete sentito i colleghi? Va bene. Io gli farei infatti l'applauso perché hanno in pochissimo tempo hanno individuato una bella idea. Allora, sicuramente questo è perché non mi sono spiegata io, questa dovrebbe essere un'azione che sta a monte, per cui voi prima di presentare il progetto avete già il paese partner, quindi non è un'azione del progetto, però sta a monte. Sicuramente il progetto parte da qua, dalla selezione che avverrà in qualche modo, per cui fortunati 35 faranno questa formazione all'estero. Lo stage va benissimo perché voi avete messo in rete... sicuramente autorità le autorità che gestiscono lì la formazione nel paese. Potreste questi giovani poi nei follow up potreste indurli anche a creare una cooperativa sì. perché per questi servizi ti devi mettere sul mercato, però magari avere dei costi ridotti attraverso partnership con il comune, cioè piuttosto che le farmacie e altri soggetti. È forte il progetto perché affronta un tema che veramente, cioè, come avete individuato il problema, va bene, anche l'ipotesi di immaginare una percentuale 9 su 10, avete capito, diciamo, sicuramente potrebbe essere tranquillamente esteso, oltre alla sì, provincia sì. di Brindisi, potreste prendere... Perché noi mangiamo domani la Brindisi.
E avete anche immaginato un follow up che sicuramente nella descrizione rafforza la vostra idea, immaginando appunto come fare. Sulla tecnologia in realtà tanti dispositivi adesso si potrebbero creare di richiesta, anche perché probabilmente l'assistenza Alzheimer non può essere usata dalla persona ma dalla famiglia sì, per cui il nipote che chiama con un tweet va benissimo. Brave, complimenti. Prossimo gruppo. Da febbraio ci vedrai. Sì, no. Avete dato un titolo al progetto e dove vi collocate? Water for free. Oh, wow. Siamo all'azione 1, lavori green. Ok. Pensavamo di sviluppare diverse attività prioritarie. Innanzitutto sviluppo e sperimentazioni pilota di progetti di revisione e aggiornamento delle competenze green, sì. cioè, e poi individuazione di esempi di buone pratiche, di strumenti di valutazione e previsione delle competenze green a livello di settore industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Il problema che vorremmo risolvere è, diciamo, due principali problemi. Innanzitutto si parte dalla forte disoccupazione giovanile, soprattutto dal forte abbandono del settore agricolo e delle aree rurali, con dati che ci inventiamo del tutto, 40%, sì, eccetera, eccetera. E vorremmo intervenire anche sul problema della desertificazione ambientale che si sta avendo nel nostro territorio, con dati che possiamo dire che nei prossimi 20 anni il 40% del territorio è a rischio di desertificazione. Perfetto, in quale territorio siamo? Provincia di Lecce adesso, cioè noi abbiamo analizzato il nostro problema qui, ma è un problema che si rivolge a tutta l'area mediterranea, diverse aree, per questo i partner andranno ricercati in Turchia, Grecia e Spagna, che sono i nostri partner per questo. Ok. Quindi avete allargato la partnership? Sì. Grecia e Spagna. Perfetto. L'idea parte da un progetto, una buona prassi, un progetto pilota interessantissimo, che sono l'orto dei Turat, sono dei muretti speciali che riescono ad innaffiare senza acqua, a raccogliere l'umidità dall'aria, tipo del genere, e ad innaffiare senza acqua. Mm. Ne abbiamo, delle strutture utilizzate in Sicilia secoli fa, adesso abbiamo tipo qui nel Salento un progetto pilota, deve essere unico in Europa. E quindi vorremmo far venire diversi giovani da queste realtà a insegnare la tecnica della costruzione di questi muretti, perché in questo modo potremmo dargli uno sviluppo professionale, potremmo favorire lo sviluppo rurale, il mantenimento del settore agricolo, ma settore portante, eccetera, eccetera. Quindi passeremo le diverse attività, le selezioni partecipanti, okay. workshop in tutti i 3-4 paesi differenti, con poi presentazione finale, realizzazione qui in Salento con presentazione finale. Ok. Nella disseminazione presenteremo questo progetto nelle varie fiere agricole, così avremo anche un'importante disseminazione, sì. e si potrà utilizzare anche come follow up. Cerchiamo, perché comunque è un'idea innovativa e potrebbe anche lavorare bene, cerchiamo di collaborare alla facoltà di agraria, alla Confagricoltura, così. Quindi mi mettete insieme, collaborano, quindi l'università che sarà sicuramente interessata al progetto, sì, ci potreste mettere anche la regione che ha tutta una linea di finanziamenti per il PSR, il programma per lo sviluppo rurale, perché mi andate a focalizzare... Ci mettiamo i sindacati di categoria, i nostri sindacati, sono rappresentatissimi. I sindacati... È tutto il comparto. E crediamo che sia positivo perché fa innovazione, sviluppo rurale, combatte la disoccupazione, prende il green. Avete centrato pienamente la proposta. Bravi, bravi. Allora, dunque noi non siamo arrivati fino alla fine, insomma, con le azioni specifiche, quindi vabbè, sono stati sicuramente meno bravi di loro, però comunque... Dunque, noi come titolo possibile per il progetto, networking, però, però con due E. Networking. No, sì, vabbè. Come i net. Sì, appunto, sì. Perché noi come, diciamo, destinatario a grandi linee, come target, pensiamo di rivolgerci ai net. È fortissimo. Questo è fortissimo. È immediato, perché ti trasmette, ti dice già chi sono i destinatari,
E su che cosa lavoriamo? Quindi occupazione per... Sì. Dunque, noi come beneficiari abbiamo pensato, cioè, tenendo conto che tra le linee d'azione scelte abbiamo preferito la numero 3, che sarebbe servizi di assistenza alla persona e per la casa, abbiamo pensato di coinvolgere il Ministero del Lavoro insieme anche alle autorità di regioni obiettivo convergenza, quindi potrebbe andare benissimo anche la Puglia. E visto che c'era bisogno di un qualcosa di transnazionale, abbiamo pensato anche la Croazia, per esempio, visto che... Bulgaria e Romania. Ah, Bulgaria e Romania? Ok. Comunque diciamo sempre paesi o abbastanza nuovi come adesione, insomma, o comunque non... sempre più o meno obiettivo convergenza, insomma. Perfetto. Allora, noi siamo partiti da due progetti nazionali, diciamo, del Ministero del Lavoro. Uno è il progetto NET, del quale magari può dire meglio lei dopo, magari, e dal bando, quello è microcredito donna, quello che scade il 30 novembre, che, di cui si è parlato anche con qualche pubblicità in televisione. E quindi, visto che si partiva da due progetti che hanno anche degli obiettivi molto nobili, possiamo pensare a due, diciamo, linee d'azione, potremmo dire, sia, diciamo, partire dal Ministero per poi delegare alle autorità regionali italiane e poi fare un confronto con delle linee eventuali simili nei paesi esteri. Quindi voi chi siete? Voi che presentate il progetto, chi siete? Siete un'associazione o siete il ministero? Come vi siete? Un'associazione. Siete un'associazione che va, cioè, fa questa partnership col ministero, quindi con la regione, crea una rete di partenariato che si mette, che si relaziona poi alle stesse autorità in Bulgaria e Romania. Sì, perché vogliamo concentrarci appunto sul miglioramento, la misurazione, diciamo, il monitoraggio, diciamo, di queste azioni per la creazione di occupazione e quindi puntare, diciamo, a trovare una serie di indicatori, insomma, diciamo, per far sì di valutare dopo un tot di tempo la bontà di questi e di altri bandi e programmi per la creazione di occupazione e anche collaborare tra diversi, diciamo, enti per scambiare buone pratiche e cercare di migliorare quanto si è fatto, insomma. Quindi ci saranno una serie di iniziative per coinvolgere questi net, cioè voi un'azione del progetto è creare la rete, sì, praticamente. E l'altra azione è avviare queste attività e valutarle. Sì. Perfetto. Quindi iniziative. Quindi sicuramente poi ci saranno modi per comunicare ai vostri beneficiari, sì, le diverse azioni. Valuterete i risultati, quindi la creazione del network. Avete individuato qualche debolezza o qualche minaccia, qualcosa che potrebbe compromettere il progetto? Ma sembra una delle debolezze, magari il fatto che a livello territoriale molte volte mancano i filtri, magari sia a livello di comunicazione che di conoscenza, insomma, per avere il tot di informazioni necessarie per conoscere e presentarsi a dei bandi. E quindi anche difficoltà a coinvolgere giovani, net o donne, insomma, che magari potrebbero avere un'idea buona, però non conoscono bene come. Quindi se questa è una debolezza, prevederete un'azione per risolvere, quindi in che modo raggiungere, sì, queste persone? Ok. Sì, poi anche coinvolgere esperti, magari sempre per lo stesso motivo. E poi anche la situazione contingente, nel senso che, tenendo conto che parliamo di azioni che riguarderebbero
regioni convergenza e due stati diciamo, che hanno da poco aderito all'Unione, quindi ancora più complicato il discorso. Però magari potremmo cominciare diciamo, sia con delle best practice, quindi per esempio un buon progetto che riguardava il programma NET, oppure alcune eccellenze magari che riguardano il microcredito donna, che ce ne sono varie, tipo per esempio l'ultima che ho visto diciamo così girovagando un po' cercando informazioni, so che esistono alcune microimprese di donne magari che partono diciamo dal nulla e poi creano una rete insomma con diversi centri diciamo in varie parti d'Italia e fanno anche progetti di cooperazione territoriale. E quello poi è il follow up, certo, creato sì, un nucleo. Se lo rendi replicabile e capisci quali sono le cose che lo rendono funzionante ed efficiente, poi c'è questa diffusione. Sì, sì. E poi magari, come dicevo pure prima, se a livello regionale, magari sia se si fa maggiore informazione e se magari viene meno il ritardo da parte di diverse regioni per adeguarsi a diverse diciamo, misure dell'Unione Europea che riguardano il microcredito. Per esempio, io personalmente vorrei sapere di più sul programma Progress Microfinance e se la Regione Puglia si è adeguata correttamente diciamo, alle linee guida diciamo, e a questo programma e si può andare oltre a quello che ha fatto forse anche bene col programma microcredito di impresa. Eh sì, il microfinance adesso per chi non lo sa prevede una copertura, un finanziamento di 25.000 euro. Sì. Che però non viene erogato, cioè viene erogato dall'istituto di credito con cui ci si convenziona. Non so se sono già attivi su questo fronte. No, però mi sembra di no. Adesso è partita, c'è un sul programma FACE 2007-2013 dei COFIDI che ti coprono, però è difficile trovare l'ente bancario che in realtà ha aderito. Diciamo che il problema del credito è quello che adesso sta attanagliando un po' questa situazione perché delle imprese, e quindi ci stanno lavorando, dovrebbero attivarlo. Io vi ringrazio, siete stati molto interattivi, collaborativi e stimolanti. E, insomma, in bocca al lupo per le strade che prenderete. Se n'è andata, il mio indirizzo è gelsomina.macchitella@gmail. Mi trovate anche su Facebook, se doveste avere... Sì, ve lo girano. E alla prossima, buon weekend. Grazie.